di quale raccolta lirica di Charles Baudelaire fu denunciata per uscita per oltraggio alla morale pubblica religiosa? Danny, che cosa diresti? I fiori del pane? Vabbè, se non sei serio. Non lo ricordo. Non sei serio? Perché? Dai, giochiamo. Sono pronti. Chi se ne frega dei metodi di studio? Sì, sì, ma era giusto per un attimo. Sono tempi passati. Allora, qua abbiamo sei pedine, ma noi siamo cinque e scegliamo i colori. Prego. Allora, io voglio il viola. Io l'arancione. Beh, io viola blu. Cosa vuol dire? Io non rosa. Il viola. Il viola. Io prendo arancione, il verde. Verde. Tu hai detto Nick? Io blu. Il blu. Io prendo il giallo. Togliamo rosa. Cazzo, il giallo era sempre da vivere. Chi parte? È vero, confermo. Chi parte? Direi che parte Nick. Nick. Parte Nick. Allora, Nick, qua c'è il mappa. Il problema, vedi, è che io adesso le un po' le vedo. Cazzo, ma tu le vedi tutte, ma sei una e merda. E tenendo le qua, mettiamole... Mettile qui dietro. Non le vedi più. Non le metto qua. Possiamo aprire anche le scommesse? Oppure no? Facciamo apriamo scommettere un po' di punti canale? Sì. Secondo me... Dobbiamo, sono solo due risposte che vuoi mettere nei punti. Cosa mettiamo? Il primo che... Beh, puoi mettere oh. Nick, saprà ogni... Puoi mettere sì, no. Esatto. No, beh, no, raga, saprà, Cesola sarebbe saprà, figo. Saprà. Aspetta, perché quanti risultati possiamo non mettere? Non è solo due. Ma poi uno, non, puoi, non possiamo fare uno ogni volta o diciamo così. Mettiamo vent'anni. Secondo me sarebbe Nicola figo. La no. Sa, sì, no. Secondo mettiamo me all'inizio sarebbe figo il primo che ne azzecca una, fidati. Però devi io mettere sarà Nick il primo a indovinare. No, avrei messo non puoi, non puoi, solo due risposte, però ma io avrei scelto due di noi. Se no facciamo un sondaggio. Però dipende molto dal giro lì. Cioè, è chiaro che lui ha molte più possibilità di lui perché è prima. Risponde secondo prima. Me possiamo sì, scommettere no, certo, tipo okay, su Frank. Però. Sarà Frank il primo a indovinarne una? Se arrivate. Facciamo così? Sì. Manco una sabbia, arriviamo a 300. Grazie, ragazzi. Grazie per tutti gli abbonamenti. Beh, grazie mille. Tutti gli abbonitevi. Anche perché qua ne hanno regalati di vino, ciocia. Grazie ma mille. Ma quanto ci vuole a fare un a creare un coso? Almeno 3000 sub perché... di Pisk. Ah, no. Pisk, se cioè, tu riusciresti ogni turno a farsi no. Ma lui deve anche ogni volta poi dire ok, è finito, quindi mandare i punti, restituirli. Cioè, secondo me è molto rischioso. Possiamo provare, okay. Ma potremmo metterci tanto. Però possiamo provare. Pisk, ce la fai? Niente, Pisk ha abbandonato. Hanno chiuso anche la porta. Ci vuole un po' per dopo. Okay. Se no, allora, si può fare un sondaggio se volete. Turno, senza vabbè. Punti canale, 5 opzioni. Non sì che le scommesse perché ti fanno per te. Ma allora, infatti, mettiamole così. Ok. Cioè, tipo, sarà Frank il primo, sarà Tonno. Mettiamo Frank Nelson. Intanto. Mettiamo Frank. Sì, sarà sì. Frank il primo a indovinarne una? Per me, io voterei no. Se no, fate il triangolo, se no. Ha più senso. Il primo a vincere un triangolo. Ah, no, così ne facciamo di più. Una fetta. Ok. Ah, hai ragione. Però, no, perché effettivamente adesso Nick indovinerà perché è bravo. Certo. E direi che quindi si va in senso orario, ma la domanda la legge quello alla sinistra di Nicole. Quindi, quindi in realtà è quello dopo, allora si va in senso anti-orario. Ok, esatto. Dovrebbe essere opposto. Quindi Nelson legge la domanda a Nicole. Vai, okay. Dovrà partire però, deve lanciare un dado. È vero, lanciamo un lanciamo dado. Lanciamo i dadi. Iniziamo la partita a triga pur su. Oh, bello. Ci vuole cultura! Aspetta che faccio una storia dove iniziamo. Raga, siamo a 300! Grazie! La barca raffiora un minimo. Ma comunque sul pelo ma comunque affonda! Aspetta comunque che faccio una storia, cagate Instagram. Ci vuole cultura! Ragazzi, iniziando! Che bella sta canzone. Bella, sì. Molto attiva. Allora, nelle storie non si sente quello che noi abbiamo in cuffia, quindi se ballate... È vero. Avvicina le cuffie, non al microfono. Stiamo iniziando in questo momento, siamo in live. Ah, ok. Ha sbagliato la storia. Stiamo iniziando in questo momento, siamo in live a giocare. Siamo in live. Via il Pursuit. Sono andati in crisi quando mi ha inquadrato. Perché? Perché tipo ero smorto. ero tipo avete appena visto cosa c'è dietro una storia di Space Valley. Tanto impegno, tanta dedizione. Ci vuole. Allora oh, merda, mi viene da vomitare.
Mi raccomando, giocate anche voi in chat con noi, anche se se una persona è corretta quando deve rispondere alle domande. Non è una presentazione molto corretta, ma, alla Madeira. Il bonus. Ma mettiamo via i tablet. Ah, abbiamo tre bonus. Allora, tre bonus che noi potremmo chiedere, quindi l'aiuto a casa usando la chat. Sì. Quindi vi. Cioè, posso dire, no, però. Dobbiamo disattivare. Dovremmo chiudere i tablet e spegnere la televisione. No, allora, no, basta. No, spegnere, cioè, no. Chiudiamo la chat, per favore. Ah, è vero. Io tolgo. Effettivamente. No, scusami un attimo, no, nei spostare. Momenti in cui bisogna rispondere alla domanda, puoi mettere no, si può mettere sull'emoticon? Ma no, ma non ha senso, cioè, facciamoli giocare, giochino. Sì, facciamoli giocare, semplicemente Nick non guardi la chat, non è difficile. Sì, 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 sì. Cioè, ma non, è, non penso che sia no, un problema io di dicevo di no, vabbè, tonno sei responsabile. Sulla chat sei responsabile. Ma che cazzo vuol dire? Doveva mettere i paraocchi, tipo, quelle cose così. Dicono cenate con noi o meglio ceniamo con questa sera, abbiamo già cenato noi. Eh sì, abbiamo cenato presto. Sì, noi. Togli la cazzo di chat. Adesso la può tenere, ma io smettila, tienlo così. Basta mandarmi messaggi. Ma porca puttana, tienlo così, ti ho detto. No, fermatelo, bara. Volevo approfittare anche per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle di oggi con dei vocali, perché ci hanno dato dei contributi e degli spunti di riflessione. No, ma in realtà noi non li abbiamo chiesti, siamo scemi in culo. Mannaggia, non li abbiamo chiesti. Io volevo mandateci adesso dei gran vocali, no? Dove semplicemente leggete correttamente Trivial Pursuit, che si legge Trivial Pursuit. Sì. Ma era figo anche in realtà, avevano detto pulsi. Farci delle domande di cultura generale, così siamo bombardati. Solo Trivial Pursuit. Siamo bombardati. Il poliziotto non ci ha mandato un vocale spiegando che entra con le pistole spianate. Dai, partiamo, Nick. Allora, lancia sto cazzo di dado. Allora, lancia e lanciamo il dado. E poi Nick dovrai scegliere da che parte andare. Ce la farà questa volta la confraternita del vino. Quattro dell'uva. Dove vuoi andare? Nick, che colore sei, Nick? Blu. Io sono il blu. Io dove andrei sulla scienza. No, aspetta. Quindi verso il blu, verso il blu. No, è geografia. Ah, geografia. Allora no. No, aspetta, ho detto no. Io volevo andare sul verde. Verso il blu triangolo. Ha ragione, ha ragione. Era scienza. Quindi la domanda è di scienza. Sì, Nelson, leggi la domanda. Attento che dietro ci sono le risposte, quindi non farle vedere a Nicolas. Bellissima la musichetta. Domanda di scienza. Sì, fa molto. Vado. Esatto. Di quale frutto l'Italia è primo produttore ed esportatore al mondo? Sì, ciao. Tre possibilità. Cazzo, quelle possibilità, ma che culo! Mela, arancia o kiwi? Io la so. Ricordiamo che Nick è allergico a tutti e tre i frutti. Vero? Non devi rispondere. No. Allora, è che l'arancia. Mi verrebbe a dire arancia, però in realtà. Due. Kiwi. Ha ragione. Bravo, Nick. È vero. Che cazzo dici, kiwi? Kiwi! Sì! L'Italia copre più di un terzo della produzione mondiale. Me lo ricordo alle elementari. Perché ti verrebbe da dire arancia. Ma come? Io avrei in realtà è kiwi. La cosa assurda che ho scoperto è che siamo in lizza con la Nuova Zelanda, che è esattamente l'altra parte del mondo. Ti giuro, siamo kiwi. Ma no, ok, ma come cazzo fai a saperlo? L'hanno detto in un documentario che ho visto un po' fa, ma loro lo sapevano. Tra l'altro, il kiwi, uno pensa, beh, è un frutto esotico. Ma tu stai leggendo la chat, porca vacca. Te lo giuro, no. È una cosa risaputa. Perché è una di quelle robe che appunto tu pensi sia un frutto strano, dici figurati se in Italia facciamo i kiwi. Poi lo scopri e ti rimane impresso. Esatto. No, io andai a cercarlo perché ci ho detto: come viene il kiwi? Poi andai a cercarlo e l'Italia è uno dei produttori maggiori di kiwi. Boh, fanculo. Con la Nuova Zelanda. Bravo. Più di un terzo della produzione mondiale. Bravo. Allora, grazie. Dato che ha risposto correttamente, Nick può ritirare il dado e proseguire la sua corsa verso il suo triangolino. Okay, che non è quello che pensate. Comunque avrebbero detto quasi tutti mela. Ritiro i dadi. Le avrei detto arancia. Le mele che sono state solo quattro. Dove andare? Vado a sinistra. Lancia di nuovo. Tira di nuovo. Vai. 5 da che parte? 5. 1 2 3. Vabbè, scusa, sul triangolino. Vado sul triangolino. Sì, vai sul triangolino. Allora sì, Era, lo prende volevo già. Volevo dire, per specificare, quando c'è lancia di nuovo uno può cambiare verso in cui sta andando, altrimenti deve continuare con lo stesso. Okay, okay. Tra l'altro, comunque è un casino. Il pronostico è chiuso. È già chiuso. Nick ha indovinato la prima. No. Sì. Era su quello. Era Frank, su Frank che indovinava il primo. Perfetto, finito. Quindi vediamo, cioè ci dovrebbe essere la
Non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Fatelo col triangolo. Fatelo col triangolo. Allora chiedono: ma non devono dargli il triangolino? No, lui adesso è arrivato sul triangolino, ma deve rispondere alla domanda. Esatto. Viola, che è di quello che dice Nelson. Spettacolo. Tu puoi riusare quella carta. Io giocavo un botto sul Nintendo DS. Adesso può avere solo questo. Giuro. E c'erano le immagini 3D del triangolo che ti si ficcava dentro il tuo. Ah, figo, figo. No, io ci giocavo sul cellulare, ma il calibro delle domande era totalmente diverso. Era proprio. Era ufficiale. Non lo so se era ufficiale, sai. Tibial Pus. Dai, fai sta domanda. Leggo. Il romanzo Colpa delle stelle mutua il titolo da un verso di quale tragedia di Shakespeare? Forse questa la potresti sapere, Nick. Qua, siccome Nick, puoi prenderti 2-3 minuti. Io conosco di Shakespeare. Di Shakespeare. O'Neill. Qua ti lancio. Ci abbiamo l'Amleto. L'Amleto ce l'hai. Vabbè, anche Romeo e Giulietta. Grazie, Mercante di Venezia. No. Davvero? Sì. Ok. 3, 2. No, posso avere un po' di tempo. Stavo ragionando su quelli che ci sono. No, raga, stavo ragionando, dai. Non mettete fretta. Amleto. Hai detto Amleto? Ho detto Amleto. Sai che è giusto. In chat non lo sanno. La risposta corretta è Giulio Cesare. Bravo, no. Giulio Cesare. Vi leggo la frase. La colpa, caro Bruto, non è delle stelle, ma nostra. Era una frase un po' da Giulio Cesare. Peccato. Bravo. Vabbè, Nick eliminato. La prossima volta, niente. È stato un piacere. Puoi andare a casa. Sì, posso. Tocca a Cesare, lanciamo il suo dado. Dicono Zorro. La frase era di Zorro. Prego, Cesare, che il colore è verde. No, io sono l'arancione. No, arancione, due da che parte. Vai verso. Aspetta, qual è la geografia? Blu. Allora vai verso il blu. Che cazzo ridi? Nick, devi leggerla tu. Cazzo che fa? Coglione. Devi leggerla tu. Ah, va bene, scusa. Devi leggere quella azzurra. Cos'è azzurra? Ascoltiamo la domanda. È pesissimo. Allora, con quale cereale sono preparate le arepas? Mais. Le focaccine diffuse in Colombia Messico. E in Venezuela. Mais. No, Venezuela. Mais. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. È esatto! Bravo! Ma bravissimo, le arepas! Molto bravo. Tra l'altro, se volete... Sono messicane. Da sabor latino le abbiamo... Ritiri allora, vai. Se volete c'è un video di Bressanini che vi spiega come farle. Figo il tubo. Nel Pops. Sì, vabbè, qua comunque ci sono veramente Frank e Cesare che hanno srotolato un cazzo di... Ma io non pensavo che Cesare fosse così forte. Hai fatto 4, generale. 4. Ah, ho fatto 4. Triangolo. Triangolo viola. Ma posso star lì? Sì, si possono stare più pedine contemporaneamente. Viola è spettacolo. Spettacolare. Sei tu, Ah, sempre la stessa carta, ok. Beh, sì, no, l'abbiamo usata. Che palle. Obvious perché sport. È facile? No, è viola. Ok, ok. Ah, perché no, è viola, allora è spettacolo. Quella viola più scuro. Viola. Sì, non rosa. Ok, ok, perché rosa era su Star Wars. Come l'hai detto, ma qua, tu dopo leggi quella. Qua c'è la gente che non sta scaldando di brutto. Allora, per cosa? Viola, ti fa un per te. Che animale troneggia nel murale realizzato dal fumettista romano Zero Calcare su un muro accanto armadillo! Alla stazione della meta di Rebibbia? Ma mega facile. Un mammut. Oh! Ah, merda! C'è proprio il fumetto col mammut. C'è nella profezia dell'armadillo dice sta roba del mammut. Ma io non ho letto Zero Calcare. Sei un animale che conosceva l'armadillo. Cazzo! È super attuale Tribal Pus. Sì, un po'. Esatto, lo sapevo in chat. È super attuale! Bellissimo. Perché qual è il problema? Che la gente ci gioca un po', le impara tutte, quindi devono continuamente sfornare edizioni. Figo. E tocca all'idiota. Al biondo. Che colore sei tu? Io sono il verde. Verde. Dove vai? 4. 4. Dove vai? 4. Aspetta. Che cos'è rosa? Rosa. Ma rosa non può andare. Ma non è tipo arte spettacolo? No, è film e serie TV, credo. Una roba ma non ce l'hai una leggenda? Ce l'hai, no, non c'è scritto un cazzo. Ah, scusa. Divertimento. Divertimento? Che cazzo è il divertimento? È che il divertimento è i videogiochi. Ah, vai sul viola. Non hai nei 4 lì. Sì. Ho una pedina bella. Andate. Vai, Cesare. Sei andato sul viola? No, fucsia. Rosa. Sì, vabbè. Ah, no, scusami, è vero, fucsia. Cazzo, questo è facile. No, in realtà no. Quale attore olandese interpreta l'androide Roy Batty nel film di fantascienza Blade Runner?
ragazzi, questa è difficilissimo. Non lo so. Ma poi no, è famosissimo il film, ma lui sì, esatto, io presente l'attore, Harrison Ford. Lo so. Bravo. Dai, spara un nome. Olandese. No, non ho idea. Non ho idea. Ti arrendi? Sì. La tua risposta decisiva. Sì. Bravo. Non c'è. Jack Nichols. No, niente. Era Rutger Hauer. Rutger Hauer. Ho visto cose che voglio male. Ah, è lui. Sì, sì. Era quello bruttino. Ma guarda che sto gioco. Cioè, tu lo sapevi? No. Le domande super semplici, ha delle robe assurde. Sì, sì. Però è figo perché te li fa anche conoscere. Cioè, come si chiamava? Me lo ripeti? Filippo Pene. Rutger Hauer. Rutger Hauer. Secondo me in chat lo stanno scrivendo, ma palesemente sono andati su. Ma raga, come fate a saperlo? Dai, palesemente. Esatto. Tolgo la chat. Vai. Sono pronto. Tira. Tado. Dea della fortuna a me. Uno. Grande Frank. Sei tu, Tony. Vai. Beh, sul giallo. Sicuro che sbaglio. Ah, dammi. No, dagli l'altro perché quello è il tuo. Leggi dopo. Posso usare questo? Ah. Sì. Lei ha scelto il giallo. Allora. Ma dai, ma che culo. In quale isola greca si trovava un palazzo diventato celebre per essere un intricato labirinto? Dai, vabbè. Non lo so che isola è. In realtà neanch'io. Dai. Hai giocato ad Assassin's Creed. Hai srotolato un pene che sta praticamente non son bravo su tutto il tavolo. Secondo me è geografia questo. Hai letto la gialla? Io ho letto la gialla. Il giallo è politica, giusto? Cos'è? C'è scritto là, ma l'ha rubato. Ma posso dargli un mini? No. Che è? No. Creta. Bravo. Secondo il mito fu costruito per imprigionare il Minotauro, il figlio che Pasifae. Pasifae. Moglie del re Minosse. Tu Pasifae. Vabbè. Ebbe da un toro. Bravo. Rilanciamo allora. Nuovo dado. Oh, allora, merda. Isola di Creta. Oddio, Laura Giani ha regalato 50 sub. Allora, che cazzo, ma che cazzo. Porca miseria. L'ho spiegato. Lo sconto è solo fino a 10. A 50 non c'è lo sconto di sub regalate. Quindi Laura. Oh, merda. Laura e la matematica 10 non è 50. Porca merda. Grazie, no. Laura. Grazie mille, Laura. È un regalone gigante per noi. Grazie Laura, forse non chiudiamo a fine mese. Mera, Laura, grazie mille, Laura. La pompa della nave è riemersa. Era un'eredità? Faccio sapere. Speriamo di no. Grazie mille. Tornava sulla prua. Rilanciamo il dado per Frank. È un botto. No, veramente Laura, grazie mille. Ha pisciato in testa per pistato, niente triangolo per Frank. Sei. Un 6. È blu, entra blu. Blu. Geografia. Che culo. Qual è la più piccola e meno abitata regione italiana? Io sarei indeciso tra due. Valle d'Aosta. Io avrei detto era Molise. Il Molise. Valle d'Aosta. Ah! Io questo non lo ricordavo. Dubbio col Molise. A me non è neanche venuto in dubbio perché mi ricordo la più piccola. Sì, era che cazzo c'è? Aosta e Cogne. Esatto. No, è vero. Anche in chat dicevano era associato tra Molise e Valle d'Aosta. Molise c'è Campobasso e Isernia. Ma chi fermerà la scalata di questo ragazzo? Tiriamo il dado per tre. Devo andare di là adesso. 5. Sei. È truccato il dado. Domanda gialla. Triangolino giallo. Gialla, però devo prenderne un altro. Dai. Musica del triangolino. No, Vez, ma tu sei uno sculato totale. No, non mi vai, vai, vai. Porca. Ma Vez. Cioè? Ma sono truccate. Vabbè. Le ha messi in ordine. Come si chiamava il movimento riformatore nato in Turchia alla fine dell'Ottocento? I giovani turchi. Giovani turchi. Ha vinto il primo triangolino Frank. Allora infatti non lo so come stessa sapere. Infatti io ho fatto tutta la gag. No, era una gag. Era una gag, infatti la mia era una gag. Non l'avevo mai sentito. Pazzesco. Vuol dire che non ho vinto. No, hai vinto. No. Che senso era una gag? No, scusate, ma a vedere se la chat lo sapeva. Chi lo sapeva? No, nessuno. Ah, ok. Ma come era la sapeva questo? Se andate a cercare, c'è questa trasmissione nei primi anni 2000, si chiamava Le 8 della sera, fatta da Barbero che facevano in radio, e c'è un tizio che ha condensato su YouTube tutte le sue lezioni. Pazzesco. E una è un 5 ore sull'impero turco ottomano. Io non ho parole. E ti spiega tutte queste cose. Io sono serio. Ma mandiamo le tornee. Merda. Mandiamola al milionario. Io vorrei vedere Frank al milionario. Cazzo. Lanciamo i dadi per Frank, inarrestabile. Wow. È vero, vado a fare. Wow. Milionario, Frank.
Aspetta, aggiungete un triangolino di quel colore. Non si sa se vado avanti. Vabbè, ora tu aggiungi un triangolino, secondo me vai avanti. Dai, no? Figo. Sì, ma no? Cos'è? Finisco il gioco? Vabbè, no, adesso, oh, adesso calma, finale, vabbè. Vabbè, andiamo avanti. Dai, andiamo avanti. Uno hai fatto. Scusa. Fucsia. Dopo il triangolino non puoi cambiare giro, sempre. Ma qua non parla di quello che succede dopo il triangolino. Ma a prescindere, tu non puoi mai cambiare giro. No, dice quando vai su lancia di nuovo. Sul? Sul lancia di nuovo puoi cambiare la direzione. Okay. E Viola. Signore, è stato un piacere. Arriverenze! No, sì. Viola. Allora. Qua casca l'asino. Merda, ragazzi. Facilissimo anche questo. È scomparsa nel 2014 una delle più note gialliste inglesi, creatrice del personaggio dell'ispettore Adam Dalglish. Vabbè, dai. Chi era? Ce n'è una. No. Patricia Cornwell. No. P.D. James. Chi è? L'ispettore di Scotland Yard, compare in 14 romanzi. Era famosissimo. Ma chi era? Qua chiedo scusa, ammetto tutta la mia ignoranza. È la Madonna, va bene, ignoranza. Mi eclisso davanti a questo. No, anche in chat c'è uno Cristi. No, questo è difficile. Fatemi lanciare il dado, che è il momento di vincere il gioco. La signora in giallo, dicono, che era la Fletcher. Vero? Fatemi lanciare questo dado, vero, che devo dominare Trivia. Vai. Domina. Sei. Toccato a sto dado. Dove vado? Direttamente a. Sì. No, fammi vedere. Qual è? Diretto a un triangolo. Sì, fammi vedere i colori, non mi ricordo. Allora, è blu geografia, fucsia divertimento, giallo storia, viola arte e letteratura, verde scienza e natura e arancione hobby allora, sport. Divertimento! Va bene? Apriamo però una scommessa. Nelson, la zecca o no? Secondo me almeno la zecca. Almeno questa è la pronostica. Aspettiamo che pisca il pronostico, che ci mette un'ora e mezza, a quanto pare. Ci metti un'ora e mezza? Guarda che è stracomplesso fare un pronostico. Dei vedi, c'hai 800 parametri. Sì, no, è vero, cioè, è vero. Poi finito, devi dare i punti. C'è un lavoro. Dobbiamo anche lasciare il tempo di scommettere. Infatti. Allora, raccontiamo un aneddoto. Allora, il pronostico è partito in questo momento. Nick, raccontaci un aneddoto. Ma vi ricordiamo che potete già scommettere i vostri punti canale. Come cazzo ti ricordavi te le date a scuola? Cioè, ci sono dei trucchetti, delle cose che ci puoi insegnare. Grazie. Io le abbinavo. Perché oggi siamo qua con il grande esperto Nicola. Cioè, io so che per ricordarti dei nomi, delle date, delle cose del genere, devi creare degli altri abbinamenti. Grazie Nicola, passiamo alla domanda per te. Qualcosa su videogiochi e serie, più su hobby o su divertimento? No, divertimento. Oddio, divertimento. Sai che forse però è in hobby. O storia, perché comunque. No, non è storia, forse è hobby. Sai. Vai Frank. No, dobbiamo lasciare. Aspettare. No, è che poi deve chiuderlo okay. E poi solo allora. Allora sì, ok. Abbiamo fatto bene a non farlo. Facciamo solo questa volta. Io comunque con le date facevo fatichissimo. Anch'io, cioè anch'io. Ma voi scusa, non mi facevano tenere sotto le date. Ma va là. A me sì. Ma che cazzo dici le date sotto? Avevo avuto la prof prima e seconda. Okay. In prima l'ho convinta a farci fare le interrogazioni con gli appunti sotto. Spiegami come l'hai convinta. Cosa vuol dire che l'hai convinta? Perché mi ha interrogato per primo. Sapevo tutto. Un bel voto. E allora dopo lei mi ha preso un attimo sotto la sua ala. E quindi le ho fatto capire che la storia, magari non l'ha capito. Lui insegnava. No, esatto, ho cercato di convincerla che la storia alla fine uno la deve imparare i concetti, i meccanismi, non le ragioni, di memoria, non basta. Questo non Frank in prima superiore quando io disegnavo Rayman sui libri di storia. Io per i paduli. Il problema è che poi comparvero persone che andavano con i miei appunti a farsi interrogare e si incazzò di brutto. Peso. Tu hai mai interrogato? Cioè, ti hai mai fatto interrogare qualcuno? Ma no, ma penso sia illegale, denunciate. No, vabbè, è un gioco. Chino, magari che fai in classe per me. Vabbè, ho capito. Cioè, nel senso, un botto di gente sta scommettendo sul no. Una scommessa su 1.5k. Che cazzo? Porca miseria. Tra l'altro, vai, partiamo. Vai. Quando, allora devi chiuderlo, Pisk. È chiuso. Perché sennò cambiano? Sì, non si può. Quanti punti? Quanti punti? Il canale lo sai. Fucsia. Ok, allora. Quale gesto di esultanza ormai virale proviene dalla scena hip hop di Atlanta ed è stato importato in Italia dai calciatori Pogba e Dybala. Inoltre, quale squadra hanno giocato entrambi negli ultimi 10 anni? Cosa sono, 3 domande? No. Perché questa domanda è in divertimento, non in sport. Ma prova a pensare che cazzo perché fanno di solito. Perché in realtà non so neanche chi cazzo sono Nelson, Pogba e Dybala. Aspetta, perché proviene dalla scena hip hop di Atlanta, quindi è per quello che... Ti sta dando una mano, chat la che sanno è stato tutti. Importato. Siamo un grande paese di calciatori qua. Lo sanno per, non per la scena hip hop di Atlanta, lo sanno per Pogba e Dybala. Beh, oh, non è che possono fare tante facile. Cose fra. È molto facile. No, io non lo saprei, però penso o fanno roba di no, allora. No, io proprio la roba tipo questo.
No, è una scena, è una scena hip hop. Fanno una no, è Oppenheimer questo. Ah, capriola in avanti. Uccellino. Hai detto capriola in avanti. Io avrei detto capriola indietro. Ah, bello. Capriola indietro. Qualcuno capriola vuole dire... ormai l'ho detto. La break, capriola, dai, io lo so, l'ho letto. Capriola all'indietro avrei detto. Ma detto. Come l'hai letto? C'ho la chat. Chat. Ho capito, ma cosa non puoi cosa hai letto? La dub. È la dub. Ah, no. La dub dance. Un braccio disteso, l'altro piegato verso il petto e la testa abbassata nell'incavo del braccio piegato. Scusate a tutti quelli che hanno scommesso su di me, io che cazzo ne so di cazzo. Scusate a Pogba e però, Pogba. Posso dire, è quasi arrivato a vincere un... Ma era la gente che schizza perché... Rega, ma che ne so? Beh, ma rega, allora... Io non lo sapevo. Ragazzi, c'è tanta gente, so che scandalizza questa cosa, che non guarda il calcio. È una roba incredibile. E qua avete 5 persone che non per seguono il calcio. Schizza non perché lui non sappia questa roba, ma schizzano perché ha perso i punti canali. Ok. Cioè, rega, cioè, obiettivamente... Poi dico Ners dove vivi, però... Rega, allora, ma rega, adesso sinceramente, no. Dite se lo sapete che è la cazzo di dub per il fottuto calcio o per la scena hip hop di Atlanta. Parliamoci chiaro. Ma a parte questo, il fatto che uno italiano debba conoscere il calcio è una puttanata. Cioè, se non gli piace, non gli piace, punto. Cioè, basta. E qua hai l'esempio di 5 persone, quello che ti dico. No, ma sono d'accordo. Garbe, ho perso 12k. Porca miseria. Vedrete un giorno cosa potrete fare. Vai Nick, tocca a te. Ci stiamo lavorando però. Vado. Dado. Nicolas, che colore sei? 5 sono il blu. Ah, puoi andare di qua o di là o anche tornare indietro. Vado sull'arancione, sai. E prego Nelson. Sono 5 di là. No, eh. Esatto. Non sei Nick. Vai, devi ritirare di nuovo. Ah, di nuovo. Ma posso dire che Tribal Pursuit è una cazzata di ma gioco? Ma quanti sono? Cioè, semplicissimi. Sì, è tutto lì. Le regole sono proprio forse la cosa figa è che hanno selezionato tutte le domande. Ma infatti la cosa più bella è il premio cazzata finale. Nel senso che è semplicissimo. Oh, sì, sì. Alla fine è veloce, eh? Ho fatto uno. Ah, ho fatto partire. Ho fatto uno. Dai, allora ce la facciamo, Pisca. Arancione che cos'è? Arancione. Tocca a me, quindi. Beh, pronti sì. A chiudere, aspetta. Ah, serie TV e film. Comunque, raga, non è vero, arancione serie TV e film. Tutti che no, è Hobby Sports. Su Nick e Nelson. Ah, ok, Hobby Sports. Ok, è chiuso. Sì, è chiuso. Cosa? Vai, ma vai, è che statisticamente è più facile scommettere per il no che per il sì. Sì, è molto più probabile che certo. Sbaglio. Allora, vado, Vai. Le frittelle di grano saraceno con ripieno di formaggio, tipiche della Valtellina, si chiamano shat, che in dialetto significa rospo, ratto o ghiro. Ripetimela, scusa, da capo. 90 milioni. Shat, cosa significa? Le frittelle di grano saraceno con ripieno di formaggio, tipiche della Valtellina, si chiamano shat, che in dialetto significa rospo, ratto o ghiro. Rospo? Sì! E si va! Sì! Grazie alle domande e risposta multipla! Incredibile! Ma tu sei la seconda risposta multipla sì. Di back di film. Ma lui sta spaccando tra tutto! Tra l'altro, regala gente indegno. Che... Indegno! Beccatevi questo! Beccatevi questo! 65%! Allora, tocca rifacciamo partire il sondaggio perché tocca a Nick di nuovo. Maledetto bimbo vela! Vai, lanciamo il dado! E nel frattempo riparte il pronostico. Posso di nuovo dire... uno. Vai sul verde, triangolino. Sì, sì. Ci vuole. Ci vuole. Perché sei diventato più bravo te. Non lo so. Non lo so. Facciamo... Si è trasformato nel Khabib. Al volo finire il pronostico. Mi ha spaccato. Non me l'aspettavo. Mezzo. Come quando era. È come quando un adolescente ti cambia la voce. Era tipo un rutto gigante. Cioè... Era perfetto. Io me l'aspettavo. È venuto perfetto. Aspetta che lo clicco. Come è possibile? Ti è cambiata la voce. Hai finalmente 18 anni. Ho capito che non dovevo più scommettere. No ragazzi, scommettiamo. Scommettete per il sì. Questo lo becco. Ok. Vai, oh, lo aspetta però. Le sparo tutte. Comunque vedi la credibilità come cresce di domanda in domanda. Adesso sì, sei sì. Al 38%. Prima vai, eri lì. Meno che al 30. Questa... 3% in più. Però penso che qua che sia... Verde è scienza. Se non sbaglio Frank. Fa vedere. Verde è scienza. No scienza. Sì natura, natura e scienza okay. Natura. Vado Con quale acronimo è noto il bisfenolo A? Un composto chimico usato per produrre la plastica. Io ero forte in chimica, Basta, non ci sono opzioni. Devi dirlo e basta. Ah, beh. Con bisfenolo A. Con quale? Con quale? Acronimo. Intanto, grazie Adrian per il ride. Grazie Adrian. B-I-A.
B-I-A. Grazie Adrian. B-I-A. Ma che risposta è, Nick? B-I-A. Ma è veramente lo, via. Ma, aspetta, ma scusa, lo sai. No, scusa. Lo leggi aspetta, da per noi. L'ha già detto. L'ha già detto. No, già ha sbagliato. Ha sbagliato. Ma fammi dire. Fammi dire. B. BPA, BPA free, lo trovi, lì, lo trovi dappertutto. BPA free. Però, tra l'altro, alcuni studi ne hanno evidenziato la tutela. Ti avrei risposto polimeri. Merda. Quindi mi dispiace, hanno perso il 38% del popolo. Ha perso. E benvenuti a tutti quelli che sono arrivati adesso. Ciao, Adrian. Ciao, stiamo ciao scusate, eravamo in un momento trivial. Pursuit, e quindi giocate con noi e finite Pippotto con il canale. Pippotto dice godo. Allora, Cesare, tiriamo un dado per Cesare. Dado. E intanto via al pronostico. Il pronostico, pische! Niente, ormai ha perso il mondo. 4. Si può mettere più veloce. Qua è base che devo fare. Allora, no, vabbè, ma guarda che intanto possiamo intrattenere. Saluto la ragione. Ok. Allora, verde, Scienze natura. Scienze natura. Vai sul verde. Ma tu ne sai, Ma questo è cambiato Nicolas. Via il tablet. Via il tablet dell'orrore. Arancione? Vai. No, verde, verde. Verde, verde. Aspetta, devi c'è il pronostico. Pronostico, pronostico. Guarda la gente quanto scommette. È spaccatissima su Cesare. Cesi non ci deludere, dicono. 50-50. No, sì. Guarda come. Ah, beh. No, raga, credono un botto. Qua su Cesi scommettete. Stanno puntando un botto su Cesi, Stanno puntando un botto. Per me potrebbe anche farcela. Cazzo. Vai! Vai! Com'è comunemente chiamato? Il protossido di azoto, usato dai dentisti e dai truccatori di motori. E nof. Andiamo a leggere la risposta. Aspettavo qualcuno che lo dicesse. Gas esilarante. Cazzo. Hai detto il nos. Guarda che avrei detto il nos. Truccare i motori. È quello di Fast and Furious. Anch'io avrei detto il nos. Ecco perché hai risposto così velocemente. Sì, esatto. Cazzo. Hanno perso i punti canale. Il scusate, ragazzi, 54%. Scusatemi. Scusatemi. Cazzo. Tocca Frenchy. Tocca Frenchy. Allora, facciamo partire il pronostico. Io vado a destra. Cazzo. Ma tu quale sei? Sono il verde. Ma intanto prima tira il dado. Esatto, tiriamo il dado. Effettivamente dicono il io vado con il nos. No, non so, non so. Aspetta. 5. Tu sei il? Cos'è arancione? Vai. Ma gioca sport, tutto sullo sport. Hobby e sport. Cesare. Che colore è? Arancione, aspetta che... Ah, c'è il pronostico. C'è il pronostico, Scommettete su tonno e se non è 90% no, 10% sì. No, regà, ma tonno era 10% di sì. No, 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 è ancora in gioco, ancora in gioco. Votate tonno, sì, dai, fagli vedere. Merda, fagli nessuno vedere. Credente comunque, una roba... Faccio fatica. Però top, perché gli altri così vinceranno un botto, se indovini. Devi giocare per quel 20% che creduti in te. Allora, e credono in te. Allora, vado? Aspetta, ora, vai. 3, vai. 2, 1. Allora, non deludere quel 26%, Francesco. Via la musica, perché questa in realtà è... Facile. Molto facile. Molto facile? Dimmi che sport almeno. No, non nessuno sport. Ok. Quali sono i due marchi di calzature sportive fondati dai litigiosi fratelli tedeschi? Ce l'ho già. C'è un film. Adolf e Rudolf Dassler nel 1947. Non puoi saperlo. C'è un film, c'è un film. Aspetta, vado. Vai. Allora, Adidas sicuramente e Nike, perché sono i due calzini che non cioè le due cose che non devi mai abbinare insieme. Me lo ricordo perché ho visto un botto di video di gente che dice che non si possono abbinare insieme. Francesco, tu hai sbagliato! No! Era Adidas e Puma. Puma, lo sapevo, no! Ce l'avevo. Ma Adidas e tedesca. Questa era facile. Come, okay. No, io sapevo questo, era Puma. Assurdo. Porca troia. Se loro hanno creduto Adidas era un mega vergognati. Ce l'avevo quasi. Ce l'hai quasi, cazzo. Zio Peros. Qui intanto l'economia gira. 1000 punti per Mr. Plow. Allora lanciamo per Frank. Tocca a David. Sono tristissimo. Tonno non deludi mai. Ce l'hai quasi. Ma cazzo. Cazzo. One. Uno. Tira di lancia nuovo. Lancia di nuovo. 4. Oh. Verde. Ah no, puoi tornare indietro se vuoi. Vai sul lancio di nuovo ancora. Verde. Per Frank. Tanto la gente scommette anche. Beh, Frank, guardali 65. Beh, credono di brutto in te. No, sta passando, si sta passando. Non so un cazzo di natura scia. Sta collassando. Sta un po' collassando. Però se troppa tu fiducia, se, troppa fiducia.
63-37. No, sei l'unico con un triangolino, Frank. Sei pronto, Tonno? Ah, è vero, devo fare io la storia. Vai, vai, sempre. No, vedi se non l'hai letta. Se non l'hai letta, la puoi usare. Tolgo la chat. Vabbè, dai, era molto semplice comunque. Allora, le dimensioni del Velociraptor erano più vicine a quelle di un tacchino o di un canguro? Non è vero. O 50-50, comunque. Spaccatissimo il pubblico. Precisi. Sì, ma scusa un attimo, non è vero che c'è sta domanda. Te lo giuro, te lo giuro. Un canguro. La risposta esatta era tacchino. Aveva una lunga coda, ma non era più alto di 50 centimetri. Che cazzo dici? L'avevo sentita questa cosa. Erano tutti pennuti i dinosauri. Ma poi i Velociraptor erano piccolini. È perché tu ce li hai presenti? Io ho presente i cuccioli. No, Jurassic Park che sono delle teste giganti. I dinosauri avevano le cazzo di piume, erano degli uccelli. No, Jurassic Park secondo me erano più piccoli. Moltissimi. No, ma poi credo che in Jurassic Park siano distortissimi i dinosauri. Penso che non corrispondano minimamente al vero. Io mi sapevo che era abbastanza accurato. Ha inventato la storia totalmente inverosimile. Mi sembra anche strano perché hanno dimostrato che molti dinosauri avevano un piumaggio addosso lì. Non tutti, però. Non è che vedrai 20 specie esagerando. Fatemi sapere se siete degli proctologi. No, quello ti metto a dire culo. Ornitologi. Siete degli ornitologi. Una esperienza recente. Una telecamera mi ha messo in culo anche. Un tubo proprio. E hai video. No. Oggi hai video. Frank, hai deluso il 70% delle persone. L'avevo detto. Beh, no, erano 50-50 precisi. Ah, era arrivata a 50-50. Precisi, ah, no? Io okay. Chiedo scudo a tutti. Nick, ti immagini che arriva un proctologo e Frank è esaltatissimo perché pensa di parlare di dinosauri. Il migliore esperto di dinosauri. Speleologi, come cazzo si chiamano? Quelli dei dinosauri. Paleontologi. Speleologo, che cazzo? È quello che va a scavare. Quello che va a scavare, esatto. Sì. Il sulci. Tocca a me, Tocca a me. Vai, Dadino per Nelsino. Tiriamo un dado per Dadino Nelson, per Nelsino. Vai Nelson. Viola. Si aprono. Uno. Sei viola, giusto? Ah, sì, vado. Tanto scommettiamo su Nelson. O geografia Nelson. Ma però vorrei andare. Geografia. Vai di qua. Di qua? Sì. Geografia, io faccio merda al cazzo. Non votate per me, per favore. Votate no, la sbaglio. Merda. Lo dico io, la sbaglio. Questo è il peso. No, è che recupero. No, votate no, la sbaglio. La sbaglio. Comunque, invece anche per me geografia è un incubo. No, è un incubo. È un po' avvilente questa cosa di pronostici. Fatta solo le medie. Sì, sì, sì. E comunque, pensi poi per il sondaggio. Guarda che si sta rialzando, grande Nelson, resiste. Che per il sondaggio dopo parti pure appena finito il turno, fallo partire subito, che se ne frega di aspettare che. È tosta. Ha detto di no. Perché? Non lo so. Allora, questa ce la potrebbe fare. No, non ce la posso no, fare. No, fidati. Ma siete stronzi che avete votato per me il 31%, ma fanculo. No, bravi, ti danno fiducia, ringrazio. Nelson sarà la mia gallina dalle uova d'oro. Tra l'altro punti canale utilissimi. Questi sono quelli che hanno votato Anamena al Fanta Sanremo. Rega Anamena, cazzo. Ma no, mi spiegate perché Tananai? Lo stanno nominando ovunque, non sto capendo. Perché è arrivato ultimo tutti i giorni. Ma questa cosa gli sta facendo fare una promo gigantesca in tutte le radio. Ma è una roba assurda. Un genio. Cazzo, devi sperare di arrivare ultimo prima. Ma se l'hai vissuto, cioè, sembrava se la vivesse bene. Ma lui se l'è vissuta da Dio, cioè diceva tanto ormai non ci sono più aspettative su di me. Sì, ma anche la prima, dopo il primo, sì. E lui tipo ha messo un video, una storia, dove praticamente se la rideva di brutto e diceva merda rega, io ero convinto di essere andato da Dio, ho rivisto l'esibizione, ho fatto cagare. Veramente? Vabbè, no, quello è simpatico, però è assurdo perché ora sta avendo una promo gigante, poi, oggi erano tutti dicendo Tananai, e secondo me il video è figo, è bellino, sì. Ok. Dimmi sta domanda di merda, dai. Allora, no, è più facile di quello che pensi. Su quale spiaggia di Rio si tenne nel 1994, concerto dei Rolling Stones? Un concerto di Rolling Stones, Rod Stewart, che con 3,5 milioni di spettatori è stato uno dei più affollati della storia. Io ho sempre saputo che è a Rio de Janeiro, però non so il nome da cazzo di spiaggia. Su quale spiaggia? Si tenne 94 concerto lo studio. Magari in una qualche canzone. Nelson, pensa alle spiagge di Rio de Janeiro. Ma tu ne sai? No. Da adesso che l'ho letta, però. Te la ricordi? No, secondo me è famoso. Cioè, dopo dirai. Spiaggia di Rio. Beh, ci sta, come quando Ok. Poteva azzardarla. Era facile. Copacabana. No, l'hai già sentita. Io però non sapevo che Copacabana fosse lì.
No, neanche io. Però cioè, non, tipo, cioè sì, è no, un nome che hai sentito dire un botto di volte, ma non sai che siccome è Rio de Janeiro. No, no, è quello chiaro. Io credo non ci sarà mai nessuna domanda a questa Copacabana. Ho fatto di tutto per aiutare. Ve l'ho detto, non scommetto di me. Copacabana. Mi spiace. Saluto a tutti quelli che hanno scommesso su Nelson. Passiamo a Nicole. Vai, dado per Nick. Ragazzi, Nick non vi ha mai dato delle delusioni. Votate, votate per Nick. 5. Che colore è? Continua. Io sono il blu. Blu, da che parte? Allora puoi scegliere tra un lancia di nuovo, un lancia di nuovo. Ma perché? Perché abbiamo che può cambiare giro, quindi facciamo andare. No, ma cioè uno può sempre andare dove vuole. È solo quando cioè vinci. All'interno, esatto, ah, okay. Esatto, lancia di nuovo. Certo. Lancia di nuovo per Nicolas. Oh, stanno votando tutti sì, Nick. Nick, ma hai alzato di brutto le aspettative. Uno. No, uno. Sono scesi di brutto. Sono sempre i primi che votano sì. Puoi scegliere tra geografia o arte e letteratura. Ma geografia. Arte, letteratura. No, andiamo di arte e letteratura che geografia sono scarsi. Vai, Nick. Spacchi. Prego il quasi finito il pronome. 40. Allora, ricordiamo che Nick si spacca abbastanza di arte no, in generale. No, sono molto scarso. Allora, no, non è vero. Nel allora, grande schema delle cose sono dipende. Molto scarso. 40-60. Orecchie, attenzione a me, Nick. 40-60 per Nick. Sì. Nel 2016, quale nuovo aggettivo è stato sottoposto all'attenzione dell'Accademia della Crusca da un bambino di terza elementare? Facilissimo. Non ha senso. Petaloso. Merda, vabbè. Questo è illegale. Petaloso. Merda, vabbè, sì. Vabbè, cioè, ha delle domande che sono delle cazzate. Questa era molto facile, questa era molto facile. Sì, era culo. Quindi ha vinto il 40% che ha votato sì. Merda. Bravo. Sai che io stavo per dire farfalloso. No, io ho avuto un po' di dubbio. Cazzo, Petaloso, ci avevamo fatto una roba gigantesca, sì. Ma alla fine è passato Petaloso. Sì, sì, è passato. È passato, sì. Petaloso. Per indicare una roba con tanti petali. Zio Peros, grazie Nick, Zio Cagas. Peros. Cagotto pazzo, ringrazia Nick. Però non la sento bene questa vittoria. Vorrei, no, vorrei la prossima. No, un po' molto facile. Non c'era neanche Frank. Lanciamo di nuovo il dado. Adesso perché non può partire il pronostico, Pische? Petaloso. No, di nuovo impossibile uno. Impossibile che abbia indovinato. Vabbè, vado al tiro di nuovo. Di nuovo. Ma scusa, c'è il triangolino viola? No, non ce l'ha. No. Ah no, scusa, io sono il blu. Vado al tiro di nuovo. Lancia di nuovo. Lancia signore di nuovo. Nico, no, però aspetta, nuovo. Aspetta. No, sei andato di qua, devi andare di qua. Ma qual è sta regola? Non la conosco. Porca miseria, finché non vai su quello lancia bene, di nuovo, non puoi bene. Cambiare il senso. Allora giallo. Sei partito di qua, vai di qua. Allora vado sul giallo. Sei fottuto, Nico. Va bene, va bene. Siamo, sei pronto? Calmo, calmo. Aspettiamo il pronostico. 34-66, ci rivediamo sempre su quelle misure. Allora, giallo. Nel 2011, eri già nato quindi, sì, l'annuncio della gravidanza di quale pop star entrò nel Guinness World Records per il più alto numero di tweet al secondo. Queste storie. Pop star. Queste storie. Sono in... Britney Spears. Ma no. Ma non ha figli Britney Spears. Nel 2011. Davvero non ha figli? No, no. Io mi ricordavo no, di, oddio, no. Io mi ricordavo secondo di sì. Sì, sì. Vabbè, sì. Ma secondo non me è palesemente lei però. Gli avrei detto perché Madonna. No? Ah, io ero indeciso tra Madonna che ci stava però Britney e Britney Spears, perché non potrebbe ah, essere non ve Beyoncé. Io me lo ricordo di Britney Spears. Non capisco. Punto a Cesare. Beyoncé. Veramente. Ah, davvero. Triangolino no, Cesare. Registrò 8.868 tweet al secondo. Assurdo. Assurdo sì. Comunque Britney Spears ha figli per ora. Mi spiace tutti quelli che hanno dato. Pazienza niente, Nico, Cesare. Vai Cesare. Dado per moi. Apriamo verde. Il pronostico. Abbiamo se poi Jay-Z sarà quindi. Che odore di amaro? Jay-Z. Sì, esatto. Con quello anche. Con Jay-Z. Da dove viene questo odore che di amaro? Che colore sai Jay-Z? Che numero è? 3. E io sono l'arancio. Oh, sul triangolino azzurro. Vai Nick, devi leggere. Sì. Geografia, Nicolas. Geografia. Madonna, controlla la chat. Tonno. No, ma non ho niente. Fuori. Non abbiamo neanche la domanda. Porca puttana. Diamo il pronostico. Facciamo andare il pronostico. Scommettete su di me, non vi deluderò. Ma zio Poverino. Qua abbiamo un triangolino in paglia. Grazie a tutti quelli che continuano a mandarci dei vocali. Siete una cosa assurda. Tantissimi non so se stasera. Potremo ascoltarli tutti, ma grazie. Ci proviamo. Molto gentile. Aspetta, dai. Nick. Che comunque c'è gente che, grazie a Nick, con i punti che ha scommesso, ci sta prendendo mutuo, sì. Ma dai. Sapete che Pische e Pingu stanno palesemente scommettendo anche loro? Beh, sì, sì, lo penso anch'io. Vai. Vai. Io vai. Non posso scommettere perché scelgo. Ma voi scommettete soldi veri tra di voi? Devo privarmi di questo. Sì, esatto. La Basilicata include quasi tutto il territorio di quale antica regione storica? Beh, ma ci sarà delle opzioni. No. La Lucania.
La Lucania. Ma bello, bravissimo. Ma bravo. Cos'è? Bravo. Eh beh, la Lucania in realtà era il vecchio nome della Basilicata. Pesissimo. Ma tu la sapevi, Frank? No. Ah, ok. Cioè, io non sapevo fosse un territorio diverso. Sapevo che fosse lo stesso posto, ma non sapevo che fosse. Ti sei preso in un attimo, blu. La sapevo. Assurdo. Pazzesco. Amaro Lucano. Niente, vai. Amaro Lucano. Vai, è vero. Procedi. Io. Dado. Procedi. 3. Io vado. Puoi fare giallo oppure. No, giallo. E basta. Comunque dicono che anche dato di là non la sapevo. Non so, sapeva palese. Sì, deve andare in qua. Ah, giallo per forza. Giallo. Vai Nick, aspetta, altri pronostici. Giallo. La gente mi darà fiducia? No, qua la gente è esaltatissima. No, qua la gente probabilità... secondo me punta un botto. Oppala. Al secondo Guarda. Giro sbagli. Opalero, sì. Oppala. Non va bene due volte di fila. Sì, comunque in effetti già, credo che uno non possa in realtà giocare dopo aver preso il triangolino. Però possiamo tenerlo che tanto sì. Finiamo. Quale di questi storici dell'antichità... Non è finito il coso? Ok. Tanto c'è il ritardo. Aia. Cioè, noi andiamo in live tra qualche secondo. Astuto. Ok. Merda, sei un genio, cazzo. Merda, wow. Svoltato. Quale di questi storici dell'antichità non era greco? Tucidide, Tacito o Erodoto? Allora, Erodoto sicuro. Dimmi i primi due. Tucidide. E quello dopo? Tacito. Sa più di nome romano? Eh sì. La risposta corretta di colui che era romano è Tacito. Cultura. Si va avanti. Lanciamo di nuovo allora. Dado. Ci vuole. Dado. I miei fedelissimi, ve l'avevo detto che non vi deludevo un'altra volta. Ogni volta che dici Dado mi viene in mente Stiva comunque. A me il brodo. Sei? È uscito sì. Sei? Salutiamo Stiva e il brodo. Pazzesco. Sti ragazzi comunque. Tira di nuovo. Poi di nuovo. Non si dica di nuovo. Che non c'è cultura Space Valley. Vero. È bilanciata con due soli uomini, ma c'è. Ah, va sul giallo allora. Vai. Mi gioco il coso. aspetta. Hobby Sport. Ah, aspettiamo un attimo. Ah, cazzo, sei al triangolino. Sì. Tu citi te. Si vince anche questo, li vince tutti. Le veline. Incredibile. Le veline. È uguale, cazzo. Oh, 50-50, per ora. Vai, Nick. Vai! In una scena di... No, non ho capito un cazzo. No, voce normale. Faglia con tutta la voce così. No, non ce la faccio. In una scena di... Scusate il ritardo. Mai Massimo visto. Troisi ascolta la radiocronaca di una partita del Napoli. In quale particolare situazione? Veramente. Cazzo, ma questo è l'arancione? Sì. Che cos'è l'arancione? Hobby Sport. Allora sono lì i film. E... No. Il mondiale. Perché è sullo sport. No, penso una situazione di Troisi. Di Troisi. Ah, okay, scusami, di Troisi. C'è una situazione calcistica. Anch'io penso. Secondo me. No, aspetta, rifalla Nick. Sì, non è chiaro. Sesso. Sì. Anche io l'avrei detto. Veramente. Che cazzo può essere? Siamo seri. Obiettivamente. Era o sesso o cagando. No, esatto, io sto pensando. Triangolino per me. Non mi deluderò mai. Non mi deluderò mai. Popolo. Merda, ma... A letto con la fidanzata, interpretata da Giuliana De Sio. Eh sì, lo sapevo. Però non ha detto di Giuliana De Sio. No, quello è il sottotitolo, è la parte di intrattenimento. Rilanciamo per Cesare a questo punto, vai. Però in effetti questa domanda, cioè ti facevo un po' sospettare cosa potrà mai fare di così sì, scandaloso. Magari guida la macchina. Sì, però mi sembrava un po' troppo banale, capito? Non sarebbe stata costruita la domanda. Sesso? Vai. Sesso? Sì. Fucsia. Sì. Fucsia. Fucsia. Aspetta il pronostico. Aspetta il pronostico. Para. Madonna. Ma te ci avevi mai giocato Cesi? Ma forse con Fede da piccoli, ma non mi ricordavo. Pesissimo. Veramente. No, sì, avevo giocato, ma quello per... Esiste per sì, bambini, per ragazzi. Per però vabbè, sì, non è che ti dà un vantaggio averci già infatti, giocato. Infatti, la cosa che guardavo, che questa è l'edizione classica, e sono curioso di vedere quali sono le altre edizioni. Boh, noi dovremmo fare quelle junior. Cioè, quella tipo di Harry Potter? Che cazzo dici? Bello! Bello. Ma molto più bello. Ma vezzo, allora, ma vi troverete prossimamente in lista desideri la versione quella dei ma non lo sapevo, ma sarebbe stato fighissimo. C'era, per dire... Bello, possiamo fare. Porca vacca. Non muore nessuno. Chiuso il pronostico. Comunque sono sprofondato adesso. Eh sì, vabbè, a terza basta. Secondo me invece la kill streak, no, per me ce l'ha. C'è il radar dove. In quale trilogia fantascientifica di Isaac Asimov ce l'ha. Si riflette sugli imperi galattici, ma
non si incontra neanche un extraterrestre? Dune. No. Trilogia della Fondazione. Sì, esatto. Ma che scusami, cinematografica, ma... però. Asimov, no, cosa c'entra con Fanta scientifica? No, un cazzo. No, 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 libri, libri. Libri. Vabbè, cazzo, Asimov non è un regista. Io comunque avrei detto... No, ok, però cinematografica mi sono presa da... Ha detto cinematografica? No, in quale trilogia Fanta scientifica? Cazzo, niente. Infatti niente. Quando hai detto di uno ho detto... Ma poi non è neanche di Asimov, mi sa. No. No. Niente. Sono caduto. Si va avanti. Posso dire che forse ha senso pescare ogni volta perché potrebbero esserci le cartelline con lo stesso grado di difficoltà. Perché questa se è una stronzata. Se tu mi dimostri questa cosa. Questa è una stronzata. No, come questa, no, se volete pescare da lì, fa. Quale trilogia è il ciclo della fondazione ma di Asimov? Non lo sa nessuno, sei solo tu. No, allora, è l'unica famosa che mi viene in mente. Ma io lo sapevo perché tipo l'ha letto mio padre, ma io, cioè, nel senso, non penso che la gente lo sapesse. È l'unica famosa, hanno fatto la serie anche. No, sì, hanno fatto la serie. Sono a caso? Sì, però allora, se volete pescare da lì, pescare. No, no, è che magari ti fanno la cartellina un po' più facile. Di una è di Frank Herbert. No, cioè, non avrebbe senso un proprio il gioco. Frank Herbert. Frank Herbert. Allora tocca a te. Frank Herbert. Vai, Francesco. Vado a destra. Devi lanciare prima, aspetta. Intanto facciamo parte partire anche il pronostico. Quale sei tu? Uno. Uno. Sì! Non mi ricordo quale sei. Quale sei? Dove vai? Lancia di nuovo. Rilancia ancora. Sei felice di lanciare di nuovo? Dayton, no. Dayton, no. Lanciamo di nuovo. Sei. Puoi scegliere dove andare. Ha scelto di là. Ah no, potevo scegliere. Sì, perché c'è lancia di nuovo. Potresti andare. È sempre lo stesso fucsio. Sempre. No, non è vero. Qua è blu. Geografia o ha preso divertimento. Divertimento per Frenzy. Vai. Cesare, che colore è? Devo giocarla con delle. Bisogna di un'altra carta. La testa. Dai, una di quelle tipo. Chiuso il pronostico. Max Bunny fa parte del. dell'MCU. Potresti avercela. Non guardare la chat, Frenzy. No, prima, io non lo so, non lo so. Prima di diventare. No, oh no. Intanto Nick interviene. Intervieni. Ma è tutto a posto, però lì. Nick, magari stacca di attacco. Copiamo una. Interviene. Si è impallata la camera, sì, del tabellone. Perché strano. Si stessi chiedendo intanto cosa sta succedendo. Torno. Prima di diventare attore, Steve Buscemi aveva lavorato per 4 anni come infermiere, pompiere o cameriere? Allora, pompiere, infermiere o cameriere? Cameriere. È la tua risposta definitiva? Definitiva. La risposta? Ci sono le gambe di Nick davanti a tonno. No, vabbè, risulterò con le gambe di Nick. È sbagliata! Ha fatto il pompiere a Manhattan, New York. Bravo tonno. Bravi che il 73% ha scommesso no. Merda, Nick, esiste... È assurdo, tu lì dicono parlare me, tonno e Nelson. Dicono pompiere ha anche aiutato nell'11 settembre, all'attacco delle torri. Ah, quindi... E ecco, adesso va. Sembra però, andare? Sì. Funge. Sono molto triste, incazzato. No, non va, è impallata. Ah, questa è vecchia, figo. Era È come l'orsa, è come la stella polare. Che tu vedi una roba vecchia. Ah, anche il sole. Ah, tutto. Anche io e te. Sì. E... Ma vedi che puoi scegliere un'altra posizione, però. Niente, raga, vedete ad abbonarvi così poco. I mezzi che abbiamo sono questi. Cioè, non, ma come non, facciamo? Non avete idea? Hai provato a spegnere e riaccendere? No, esatto, Nick. Prova a spegnere e riaccendere la camera. Potrebbe ma essere... dici che. Beh, prova. Proviamo. Let's try. Quando, allora, facciamo vedere lei. Quando c'è un errore, uno deve avere una lista di cose da prendere. Non mi hai dato il triangolino, Frank. Tipicamente. Sì. E i due. Sì, perché una era anzi si mimetizza. Ah. E dovete avere una lista di cose da provare. Lola Bunny in Space Jam. Sì. Ed è importante provare tutte queste cose. E chiaramente la funzione spegnere e accendi. Tutte queste cose. Che cazzo ridi? Hai spento e riacceso? Allora apriamo un pronostico. La camera tornerà a funzionare. C'è da dire che poi. Ma, no, ma non possiamo farlo. Mal che vada senza camera, si gioca bene lo stesso. Non c'è da guardare un cazzo. Ma voi avete. Come funziona? Devono chiudere il programma? No, non lo so. Penso che loro stiano facendo i loro tentativi di là. Ma dove arriva questo cavo? Qua possiamo Nick... spegnere la cosa a cui arriva, no, che manda di là. Nick, se l'hai già spenta, Nick, e l'unica altra cosa che possiamo fare è l'encoder. L'encoder è là? È sul soffitto? Qualcuno vuol morire in diretta? Vado con lui. Ma no, ma non andate nel soffitto sti cazzi. Se volete morire in diretta. Vabbè.
Comunque sto imparando delle cose che non ho mai sentito. Chiudetegli i microfoni, fanculo. No, allora, non possiamo andare avanti. Ah, sì. Vuoi continuare ad andare avanti? Era figo, beh, potevamo fare anche due chiacchiere, non è che succedeva qualcosa. Okay, raccontami è bello cosa. Indietro il gioco, dai, non so se hai visto. No, adesso ci racconti. Adesso facciamo tocca a noi, No, adesso facciamo due chiacchiere. Tocca a noi. Cosa vuoi Pingu, parlare? Non è che forse è tipo prima che si era bloccato l'NDI dal tuo computer? Ma no, okay. Tu conta che lui sta già sicuramente, perché è un bravissimo ragazzo, facendo tutte le prove del caso. No, mi stava venendo in mente. Intanto ringraziamo mitico Calelle che anche oggi si presta con la sua cultura nel tenere il microfono alto. Continua così, Calelle. Però se riuscissi a scrivere anche il terzo, lo voglio leggere. Ha detto lo voglio leggere. Però mi spaventa perché è un tomone. E qua, se posso dare un consiglio, anche se non ti conosco, è un tomone perché è scritto grande. Se tu lo scrivi tutto piccolissimo, Il Signore degli Anelli è scritto piccolo ed è comunque un tomone. Esatto. Invece, nel suo caso, se lui scrivesse piccolissimo, farebbe un libricino. Uno lo vede e dice, oh, carino, me lo leggo. Però secondo me devi far quello per poi passare alla versione tascabile. Beh, voi non avete idea del Conte Montecristo tascabile. Quanto è grande? Così. Merda. È più grande del Signore degli Anelli. Io non ma scritto proprio... piccolissimo? Sì, ed è tascabile. Merda, assurdo. 1200 pagine tascabile. Ma ho finito le cose. Andiamo avanti, facciamo un giro. A chi tocca? Facciamo un giro. Sì, hai appena fatto, no? Io ho appena fatto, appena sbagliato. E allora, Frank, lancia sto dado. Il dado. Vediamo se il dado funziona. Facciamo partire. È impallato tutto. No, ma il dado, secondo me, ce l'ha. Ma funziona. Ma è solo fuori fuoco. Ma siete stati voi. Ma che cazzo è successo? Ma come avete fatto? Ma stavate andando in un'altra casa, non ho capito, sono andati da una parte totalmente diversa dello studio, non so come hanno sistemato la cosa. Tecnici audio video. Allora Pingo, se mi rimetti la plancia adesso e Nick la va a rifuocare, perché è un bravissimo. No, ma quella la fa poi Pingo. Ah, forse la devi un po' muoverlo, finirà mai. No, secondo me per la stortitaggine, della stortitudine, la sistemiamo a mano. Intanto possiamo far partire il pronostico su Frank. Sì, sono io, grazie. Un saluto a tutti. Continuate così. Vi ricordo, se non ci ascolta, questo episodio si presterà molto bene al podcast. Magari lo spezziamo. Capiamo. Comunque, no, stavo pensando le volte in cui nei talk show, tipo questi, di domande, così ai vari concorrenti, si è barato. E mi stavo venendo quella di Mike Buongiorno, ma anche quella che telefona da casa, che sa, anticipa la risposta della conduttrice, che sta facendo questa sorta di cruciverba, e lei si incazza tantissimo. Non ho presente. Ma però quella è Mike. No, quella di Mike è la signorina che tiene gli appunti qua sotto e guarda. Ridateci la salma di Mike. Ridateci la salma di Mike. Anche io mi ricordo questa che urla. Ma lei come fa a saperlo? E si incazza. Sì, esatto. Si incazza. Ma perché anticipa poi la risposta, cioè la domanda. Sì. Dove siamo? Ci siamo, tocca a me. Bravo Pingu. Ma è totalmente autonomo, ragazzi. Come storta. Si dice? Adesso va bene, adesso siamo. Il dado. Le Amazzoni. Nella cro. Ma non vi è mai chiedono, ma non vi è mai scappata la dissenteria in live? 4. Beh, 4. No, io una volta sono stato malissimo. No, io raga, una volta stavo per cagarmi qua addosso. Mi ricordo. Ti ricordi che stavo veramente male? Sì. Avevo i brividi. Non riuscivo più a fare niente. Tira di nuovo. Lancio di nuovo. No. Già vinto. Vuoi la 2? E come fai? Va sul giallo. No, non puoi andare. Puoi andare. Fucsia per Frank. Fucsia. Vai, Frank. Fucsia. Vai, Frank. Puntare sì su tonne è come giocare alla roulette russa con tutti i colpi. Tranne che uno. Allora. Fucsia. Vabbè, ma fucsia tu intendi il fucsia. Uno è viola e uno è fucsia. Io potrei scegliere un altro colore. Vero. Allora, quale di questi è il film del 2004 lanciato come prequel di Dirty Dancing? Quale di questi è il film del 2004 lanciato come prequel di Dirty Dancing? Gran inglese. Leggi le opzioni. Havana Nights. Aspettavo che tu capissi la domanda. Ho già ben risposto. Havana Nights, Cuban Fury o Dance With Me? With Khalifa. Dance With Me. Ho un vago ricordo che l'ho visto, cioè che lo mandavano a scuola, alle medie.
Non era la risposta. Lui. Havana Nights. Ci sa che cazzo hai visto? Però in Italia più Dance With Me esiste. In Italia era un po' semplicemente Dirty Dancing 2. Interessante. Era un pornazzo che ti era arrivato giù con le mule. Quelle che ti scambiavi col Bluetooth. Ma come in Italia Dirty Dancing? Sì. Vabbè. È italiano questo. Vabbè, andiamo avanti. Non so che cazzo dire. Dado per Nelson. Intanto ci dispiace per chiunque abbia perso punti. E lo scudo. Scommettete su di me. Avevo scommesso 2000 su Frank, porca troia. Tocca a me 2 e vai all'arancione. Viola. Dance with me. Scusate, la mia pronuncia purtroppo si arancione si è? Hobby e sport. Ok. Aspettiamo il pronostico. Un pronostico. Comunque si stanno veramente spaccando. Non c'è mai nessuno che sembra 50-50, non c'è. Non c'è uno che dice vabbè, a lui tutti votano no, neanche a Torino. Beh, oddio, no, c'ero arrivato vicino, no, no. È partito un hype train. Grande! Bravi, che sennò qua si chiude la baracca. Quale barca a vela fu il primo yacht italiano a partecipare all'America's Cup nel 1983? Questo è il tuo terreno, Nelson. La barca a vela. Beh, è vero, a barca vela, cazzo, anni di barca vela. Quale barca vela fu il primo yacht italiano? Ma il yacht è una vela. A Nelson, capito, la roba. Non lo so, pensavo lo so. Che non ha senso. Aspetta, fammi pensare. Aspetta, Ma poi pensi abbia fatto due lezioni, Nelson, perché poi ha preso un palo in faccia. Ma come? No, avevo il patentino. Aveva preso il palo in faccia. Ma scusa, giocato una volta. In chat la sanno ed è facilissimo. Fammi fare! Ce n'è una famosa, no? Che è C'ha Rosso nel nome, però non so se è quello. Beh, di solo quella lì, se ti viene in mente solo quella. Non mi ricordo la parola prima. È qualcosa rosso. Cazzo la randa! Il... 3. Dai. No, beh, ci sta arrivando. Aspetta, fammi pensare. Pensa con noi a voce alta. Ma la chat è impazzita, Mi stanno insultando. No, è impazzita nel senso... Non la sanno neanche loro, supposto. Secondo me la sanno. Secondo me no. Il... gente dice ma cambiate la becca solo domani. Alcuni sono domani in merda, cioè non ho ancora beccata una che qualcuno sapesse. Lo buttiamo questo ragazzo. Il come si chiama cazzo? È l'unica che mi viene in mente famosa è qualcosa rosso. Non mi ricordo. Non lo so. Qualcosa rosso. Qualcosa rosso. Non è qualcosa rosso. Perfetto. Era azzurra. Ah, allora dici? Tutta la chat ha sbagliato. Non è luna rossa. Non è luna rossa. Ah, luna rossa. Beh, merda, ma ce l'avevo quasi allora. Sì, no, ma non è azzurra. La luna rossa è recente, credo. Comunque no, qualcuno in chat aveva detto, però pochi, probabilmente googolando. Merda. Niente, Nelson, mi dispiace. Niente. Vabbè, destino. Sarà per la prossima. Tutta la chat ha sbagliato. Nicoletto. Vai, Nick. Sono qui e sono pronto a vincere. Lanciamo sto dadetto. Sono proprio io. Da Derecci. 4. Non mi ricordo mai il colore. Io sono là e vado al rosso. Sei blu. Sono blu. Per rosso, fucsia. Al fucsia. Vado al fucsia. Chiamiamolo rosso, è più facile chiamarlo rosso. Esatto. Magenta, perché magenta? Magenta, fra. Colori primari. Vedi, tipo, cioè, queste sono tutte stronzate. Cioè, queste sono proprio tutte facili. Ma cosa vuol dire? Ce l'ho. Ma è vero, ce sono delle carte molto più difficili. No, secondo me questa cosa non è vera. Queste sono anche tutte facili. Dimostratemi. Vabbè, non gliela puoi scegliere, poverino. No, ho capito. Quale canzone dei Journey è la sigla finale della serie TV I Soprano? Cazzata. Ce l'ho, Pronostico chiuso. Non so neanche io. Don't stop believing. Don't stop believing. Così facile. Sì, te l'ho detto. Sono tutte stronzate queste. Datemi il mio triangolino. La sapevi davvero? Certo. È l'unica famosa dei Journey. Come cazzo fa? Cioè, non è l'unica famosa, ma è la più famosa. Lo sapevano anche in chat. Quindi facciamo anche avanti. Gente ha scommesso su di te, comunque. Vai avanti. Sì, comunque veramente, Nick, sei una roba. Bravo, è fortissimo, Nick. Cazzo, Nick. Tiriamo il dado per Nick. Dopo cambia carta, per favore, per le mie. Sono solo domande di merda. Cambia carta. No, tu. Cosa vuol dire? 3. Tu mi fai tutte le domande. Quella carta che si vede che è una carta incurata. Cambieremo carta. C'è gente che ha perso 1000 paper, cazzo. Andiamo. Dove eri prima, Nick? Qua? Sai che non mi ricordo. Sì, eri da qua. Ciocia sta perdendo tutto. Hobby e sport. Arancione, hobby e sport. Arancione, Nelson. Se vuoi cambiare carta, cambia carta. Vabbè, ormai...
Quale squadra spagnola di calcio adotta la politica di impiegare solo giocatori che provengono dalla regione basca in cui ha sede? Tutte no, facili. No, però questa forse la sa, Nick. Cioè, questa è una cosa che se segui il calcio sai di brutto. Beh, al cazzo. E la maggior parte della gente lo segue, sia noi ma strani. No, ma no. Basco. Non credo sia la cuffia. E... di una squadra. Barcellona. Ma che cazzo dici? Ma scusa, ma Messi è argentino. Ma, non, ma è l'unica squadra spagnola che conosco, non conosco altre squadre. In Siviglia. Il Siviglia, no vabbè, non lo so. Valencia. Madrid. Madrid. Ah, ma sono tutte Madrid. Squadre, giusto? Ah, giustamente, sì, è vero. Allora, vado di Siviglia. Atletico Bilbao. Ah, beh. Bilbao. Non avrei mai detto. Il club dice, con i talenti della tua terra e il sostegno locale, non hai bisogno di stranieri. Ero indeciso con Fortitudo, però... Ma dice anche dove sono in classifica. Fortitudo, no. Ultimi. Sì, infatti. Vai, dado per Cesi. Niente, Nick, mi dispiace. Mi dispiace a tutti i pronosticanti. E... voglio un 4. Facciamo partire il nuovo pronostico. 6. Abbiamo... e mi ricordo il colore. Sono l'arancione. Dove, non lo so, dove arrivo? Ah cazzo, ha inglobato il giallo, chi è il giallo? Se lo porta a spasso. Vado sul tira di nuovo. Tira di nuovo. Tir de novo. Ok, let's go. Let's go. 3, quindi può decidere lui dove. Tiro di nuovo. Tiro di nuovo. Ah, tira di nuovo. Tira di nuovo. Tiro di nuovo. 3. 3, può decidere dove andare. Tiro di nuovo. Vai, vai. Vai. Tira di nuovo. 4. Ok, vado sul magenta. Pensavo ah, non no, sul tira di nuovo. Vai sul tira di nuovo. Tira di nuovo. Sì, sì, no, tira di nuovo. 1. Non mi ricordo cosa sono. Allora, o geografia o arte e letteratura. Geografia. Vai. Nicolas. Scommesse sì, 60-40. Sì, sì, sì. Non vi deluderò. Blu, abbiamo detto. Mi serve una nuova carta. Via. In the middle. Ci dicono che l'Atletico Bilbao è nella Serie B spagnola. Guarda caso. Posso andare? Vai. L'acquedotto romano lungo 50 km che portava l'acqua dalla città di Nimes supera un fiume con quale spettacolare ponte a 3 arcate? Ecco, sono un po' perso. Si può allora, ripetere. L'acquedotto romano lungo 50 km che portava l'acqua alla città di Nimes supera un fiume con quale spettacolare ponte a 3 arcate? Milvio. Ed è sbagliato. Pont du Gard. Il magnifico ponte è sito patrimonio dell'umanità dal 1985. Questa però la sapevamo tutti. Ma scusa, tu hai detto un ponte romano? Sì. Ma questa è la città di Nimes. Sarà in non Francia. Era Nimes. Era romano. Vabbè, ho capito. Posso dire che non ci arrivava neanche con ragionamento. Magari era un ponte romano. Hai fatto bene a dire Ponte Milvio anche vero. Non sapevo che cacchio dire. Ponte Milvio. Pont du Gard. Scusatemi, scusatemi. Ah, tocca a te. Mai sentito Pont du Gard? Porca a tonno. Mai Parigi? Mai senti, mai senti. Tiriamo un dado per tonno. Che colore sei tonno ultimo? Alla ricerca di Nemo, un film delle 6. Comunque potremmo falsificarne qualcuna. Dato. Verde. Votate per tonno. Hai già tirato? Dove vai? Sì, hai già tirato 3. Ah, ok. E dove vai? Vado... sei giallo? Sinistra. No, sei verde? Fucsia. Vai il fucsia. Arte elettronica. No, 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 dall'altra parte. Scusa, allora adesso. Sì. Sì, per te sinistra qua. In che senso? So. Massimo su. Che stavo la stavo guardando qua su. Tocca. Allora, su. Questa è una cazzata. Aspetta ancora. Vai. Vai. Dai. Quale raccolta lirica di Charles Baudelaire fu denunciata appena uscita per oltraggio alla morale pubblica e religiosa? Geronimo. Aspetta, ripetimi. Quale opera quale raccolta lirica di Charles Baudelaire fu denunciata appena uscita per oltraggio alla morale pubblica e religiosa? Mm. Tu lo sai. Forse sì. No, non lo so. Non lo sai, so. Lo sai. So, una cosa dai, ce l'hai. L'ho citata non ne ho una. Anche. L'hai citata? No, non ho idea. Non ho idea. Tenni, che cosa diresti? I fiori del pane? No, adesso non sei serio. Non me lo ricordo. Non sei serio. Perché? I fiori del? Del pane. Dai, non è vero. Pane fai fiori. Che cazzo dici? Che cos'è? Beh, aspetta, ripeti. Ripeti? No. I fiori del? Mi stai prendendo in giro? Sì. Ma sei i fiori del sì. Male. Ah. I fiori... ah.
Io non ho parole. Ma dove l'hai sentito i fiori del pane? Ce l'ha salvata così. Pensavo fosse una presa per il culo, cioè fatta apposta. No, io mi ma che cazzo. Oh mio Dio. Tanto non toccava a me, quindi a posto. Oddio, già capito, non si va più a casa. Ah merda, assurdo. Vabbè, tocca. Era i fiori del male, tocca. Lo conoscete però. Ma non l'ho mai sentito, ammetto. Tirei da di Frank, vai. Ma tocca a me. Il giallo. Quattro. Le fleur del pane. Vai sul coso giallo. Ah, c'è già. Tu non leggi. Verde. Scusami, scusami. Aspetta che devo ancora partire. Questo. La prima volta che ho sentito i fiori del pane. Oddio. È bello che ridevano già un botto in chat, ma tipo io non capivo perché non la sapevo. Merda. È l'unica raccolta di poesie di Baudelaire che si conosce. Pensavo fosse Lemon is Verde, che è una serie di sfortunati eventi. Invece no, mica te torno però. No, è che mi fa ridere, quando mi fa ridere. Se no, puoi già andare. Allora, vado? Che cos'è? Sì, sì. Verde? Sì, ok. Sta sudando. Quale parte strutturale dello scheletro è stata creata con una stampante 3D e poi impiantata in un paziente spagnolo nel 2015? Allora, posso dire? Ci sono le opzioni? No, forse non ci sono le opzioni, ma ci puoi arrivare secondo me. Aspetta, allora allora, quale parte strutturale dello scheletro è stata creata con una stampante 3D e poi impiantata in un paziente spagnolo nel 2015? Quindi devi pensare a una parte. Capito, ma può che... valere tutto. Però devi pensare magari a una parte che può essere realmente ricostruita con una stampante 3D, che dici, io, ok. Quanti indizi dai io? No, non è un indizio. Anche Gerry Scotti comunque fa un po' ragionare. Pensa a una roba che si spacca parecchio. Tu la sai? No, ma okay. Direi una roba. Fa vedere se la chat lo sa. Ma stai guardando la chat? No. Ah, okay. Io però la chat aperta. Vai. No. No, secondo me è la tibia. Io avrei detto la testa del femore. La cassa. L'omero. Toracica. Addirittura. In titanio. Effettivamente non si muove. Ah beh, no, si compre, no, però no, si comprire, esatto, eh? Si allarga e continuamente. Si stringe continuamente. Sì. Bisogna vedere, ma magari da deve magari comprimersi. Forse per colpo. Vabbè, niente, mi dispiace tutti quelli che hanno creduto in me. State diminuendo sempre di più, vi capisco. Prego Nelson. Mi di togliere la scala. No, no, no. Ah, no, la scala è la mia. Cambiami il foglietto, per favore. Due. E lancia di nuovo, geografia è una merda. Lancia di nuovo. Sei. 6 fucsia. I fiori del pane. Non vi deluderò, ragazzi. Vai. Fucsia è il mio colore. Allora, aspettiamo quello. Ma te quella dei fiori del pane la sapevi? I fiori del male? Sì, ma te l'avevo citato anche un po' di volte. Io spin, me lo ricordavo. Lo spleen. La bile, lo spleen. Il mal di vivere. Ah, il mal di vivere, ok, ok. I fiori del cane. Quindi? Il panino del mare. Ah, scusami. Ma puoi già andare, ritardo tanto. No, dance with me. Mentre lei tanto di 6 ore dopo. Bimbo pane. Carica. Dance with me mentre leggo i fiori del pane. Quale film del 1981 che ebbe un remake nel 2010? Rese popolare la frase libera il Kraken. Aspetta, me la ripeti? Libera il Kraken. Quale film del 1981 che ebbe un remake nel 2010 rese popolare la frase libera il Kraken? Libera il Kraken. Libera il Kraken. Libera! È il tuo campo. Fammela la allora capibo. Ti libera. No, non no, è. Però io devo pensare, ragazzi. Devo concentrarmi un attimo. Scusa, scusa. Aiuto, gente che ha scommesso. Magari anche sentendo la frase. Ha applicato un remake del 2010 con Libera il Kraken. Libera il Kraken. 2010, 11, 12 anni fa. Me ne viene in mente uno. Libera il Kraken. Secondo me tu dicevi Pirati dei Caraibi. No, io sto pensando a una roba tipo Aquaman oppure a Heart of the Sea. Forse io no, direi Heart of the Sea. È dopo? Sì. Io lavoravo al cinema da poco quando è uscito.
È vero, perché avevo il posterone. Mm. Qua molti dicono i fiori del pane. Liberal Kraken. 3, 2, 1. No, 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 un attimo, dai. 1. La chat la sa? No, non, la chat non lo sa. No. La chat non dicono lo sa. Sea of Thieves. vabbè, Godzilla. Diciamo una roba cazzo. I fiori del Kraken. Tipo. 3, 2, 1. Art of the Sea, che cazzo. Gli avrei detto Moby Dick. No, Art of the Sea è Moby Dick. No. No. Ah, oddio. Sì, beh, no, è ispirato alla serie di Moby Dick. Forse è uscito un film proprio Moby Dick. Scontro di titani. Scontro tra titani. Ah, l'aveva detto la chat. No, cioè, l'aveva detto Google. Non so cosa sia. 20.000 seghe sotto i mari. Leghe sotto i mari. Fiori 20.000 del pan. Pani sotto i mari. 20.000 panus. 20.000 peros sotto i mari. Niente. Sarà zio pane. Zio pane. Zio pane. Zio pane. Nicola. Oh, ci arriviamo a 400 sub. Beh, 400 sub sarebbe una grande svolta. Stiamo chiedendo tanto. Forse. Zio pane. Sono pronto. Con un bel 5. Quale sei tu? Sono il blu. Allora, se 2, 3, 4, 5. Vado chiaramente sul ritiro. No, allora, no. Ah, va bene. Beh, sì, ci sta. Scusa. Se Nick indovina, io voglio vedere la chat esplodere. Voglio vedere questo canale su un altro livello. Sub regalate. Sub regalate. Cazzo, Fioretto, ognuno regala una sub se Nick indovina. Giallo. Non so quanti siamo. Vorrei farlo anch'io, in realtà. Ci siamo, eh? Quanti siamo? Quale militare e ingegnere... Ma c'è il pronostico! Vabbè, è già finito. Quale militare e ingegnere tedesco progettò il dirigibile e fondò la prima compagnia aerea per trasporto passeggeri, la Delag? Aspetta, riparti. Quale militare e ingegnere tedesco progettò il dirigibile e fondò la prima compagnia aerea per trasporto passeggeri, la Delag? Tedesco. È molto facile. È molto facile. Ricordati, Nick. Allora, te la rileggo. La sai. Quale militare e ingegnere tedesco progettò il dirigibile e fondò la prima compagnia aerea per trasporto passeggeri, la Delag? Progettò il dirigibile? Non ne ho idea. Progettò il dirigibile? Pensa come si chiama il dirigibile. Progettò il dirigibile? Anche. Progettò il dirigibile? Progettò il dirigibile. 3, 2, 1. Mongolfiero. Tedesco. Certo. Chi era? Led Zeppelin. Ferdinand von Zeppelin. Led Zeppelin è una band. Ma che cazzo dici? Lo Zeppelin. Ah. Incredibile. Pazzesco. Stavolta era dura. Era comunque difficile perché Ferdinand pazzesco. Ma non potevi dire solo Zeppelin. Posso, è Ferdinand, posso dire von che Zeppelin. Secondo me Nick dopo i fiori del pane non era sì, più sicuro. Non mi sentivo più sicuro di me stesso. Per me ha vinto. Ma hanno votato sì il 52, eh? Beh, era quanto anciuccato. Mi dispiace. Cesare. C'era un dirigibile che venne giù Hindenburg. Bravo, grazie. La strage dell'Hindenburg. Bravo. Vai, Dadi. E penso che dopo quella strage abbiano smesso di usare i dirigibili. 3. Non benissimo. 3. Ah, vada. Ricordo il colore. Sono giallo. L'arancione. L'arancione. Puoi andare al giallo. Vado al giallo, dai. Suggerivano wafer bomb baguette. Vai, okay. Nick, devi leggere la domanda. La gialla. Sì, il gioco il triangolino giallo. Dal 1309 al 1377. La sede del papato si trasferì in quale città di Francia? E porca troia, aspetta, è facilissimo. Ti giuro. Vabbè, non gli far così, fra. No, aspetta. Ce l'hai. Nove. No, questa la so. Aquisgrana. Novez. Non l'ha detto, sì, la domanda fra... Sì che l'ha detta. No, non l'ha detta. Non l'ha detta. Era una domanda. No, era una domanda. Aquisgrana. Ma l'ha detta. Sei incazzato. Perché? Ce l'hai. Ce l'ho. Ce l'hai. È una parola che useresti te poi. No. Hai detta. L'ho detta. Aquisgrana. C'era Carlo Magno da Aquisgrana. Sesso? Sesso? Aiutami! È facile, lo sai! Aiutami! Lo sai, te? Avignone!
Avignon. 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 Dai, datemela, vi prego. Dai, ci sta, ci sta. Ce l'ho. Ce l'ha, ce l'ha, dai, lasciamoglielo. Dai, lasciamoglielo. Ci andiamo a casa prima. Lasciamoglielo. Grande, ho vinto. Cos'è la buffo? Ma l'avevi capito? Eh? Fatta... Oh. Cos'era buffo? Che buffo? Chi è che diceva buffo? Mi ricordo. Dark Polo Gang. Da Dark Polo Gang. E si va avanti. C'è la gente che sta venendo bannata. Non so cosa stiamo scrivendo, secondo perché? Me. Perché ce l'hanno con la tua. State allungando dei soldi, mi avete truffato. Ma tu sei l'arancione, giusto? Sì. Ok. Vai. Comunque Dati. Nessuno sta vincendo a questo gioco. Come no? Cesare ne ha tre. Cesare ne ha tre. Va bene, ok. Tutti onestamente, hai già tirato, vero. Bingo. Sì. Vai, prossimo dado. Ok, 5. E dove posso andare? Da dove arriva? Al tiro di nuovo. Andare là. Vai, no, a sinistra. Vai. E tira di nuovo. 4. 4. Dove posso andare? Al viola oppure al tira di nuovo. Tira di nuovo. Tira di nuovo. 3. Puoi andare al tira di nuovo oppure al verde. Vai al tira di nuovo. Tira di nuovo. Comunque a far conviene. Così non finiremo mai, perché uno non potrà mai andare in mezzo. E cosa serve andare in mezzo? Per vincere. Ah, ok. Perché vuol dire... Beh, però te ci puoi andare soltanto no, è quando... Che, è che se, con il fatto che tu continui sì. il tuo verso, puoi sempre girare. Facciamo che quando uno ha 5 cose può anche andare in mezzo. E no, è che in realtà dovrebbe essere che... Cioè, il gioco è fatto che uno prende il triangolino, si ferma e quindi al turno dopo, se vuole, va in mezzo. Ah, ma facciamo che quando hai tutti i triangolini vai direttamente in mezzo. Vai, ah, sì, dai. Sì, ci sta, no, così figa, andiamo a casa, dai, d'accordo. Sì. Non mi ricordo più dove era, aspetta. Vai, tira di nuovo laggiù. Esatto. Vai, tira di nuovo. 3. Tira di nuovo, tira di nuovo. Tira di nuovo, tira di nuovo. Tira di nuovo, tira di nuovo. Vai. Tira di nuovo oppure verde. Il triangolino verde? No, verde. Com'è se rimani bloccato per sempre nel tira di nuovo? Tira di nuovo, tira di nuovo. Dai, quello là, quello là. Tira di nuovo. Tira di nuovo ancora, tira di nuovo per piacere. Tira di nuovo. E abbiamo un bel 2. Oh, l'azzurra ce l'ho già. E niente, vai dall'altro lato, tira di nuovo. No, ma scusa, ma vai. Tira di nuovo, c'è il viola. Vai viola, vai viola. Ma cazzo, che sfida. Ma dopo beccare il triangolino giusto del colore è un bordello. Non ci arriverai. Benvenuto a Trivial Plus. Benvenuto. Vai, 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 vai. Nick. Magari se. Viola. Vai. Posso andare? Sì, il pronostico ci è andato via. Quale economica fotocamera russa ha ispirato a partire dagli anni 90 la nascita di un movimento fotografico? Questo la io non l'avrei saputa, però adesso che leggo la risposta ha senso, ma non è scontata. Ha senso, allora. È una marca di fotocamere. Anche attuale. È quella esiste ancora. E vabbè, poi? Beh, avere Nick Free che ti fa le domande alla bazza del secolo. È quella stronza? No. Ah no, ok. Non ce n'è una stronza. Ma io dico... Ma il tuo libro? No. No, vabbè. Allora, io dico, anche libro. Se è giapponese, dico Kodak. È americana Kodak. E la risposta esatta era l'OMO. L'omografi. C'è una marca che stiamo... No, beh, non la sapevi. No, ma è molto difficile. Vai a capire che l'OMO... Le imperfezioni delle lenti creavano effetti artistici, come adesso. Fanno delle foto un po' di merda e dicono... Ah, figo. Figo. Tocca a tonno. Chi era la moglie di Topolino? 1. Oh, vai il triangolo. Sei giallo, no? No, io no. Giallo. Verde? È il verde. Sono il verde. Tira di nuovo. Vado, no, vado su storia, dai. Tira di nuovo che rischi di andare al triangolino. Ah, cazzo, beh, è vero, c'ha ragione, c'ha ragione. Sì, volevo rispondere. Volevo rispondere, volevo provare a risponderne uno. Tira di nuovo. Tira di nuovo. Oh. Che cazzo succede? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O vai al fucsia di là, oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6 al blu qua. Vai al blu. Vai al blu. No, fucsia. Ma dopo devi tornare indietro, perché non hai il giallo te. Vabbè, tu non hai niente, ok, a posto. Fucsia per tonno. Io vado. Non hai niente. Pronostico. No, questa è una cazzata. Dai. Dai, vabbè. Come hai definito? Vabbè, no, aspetta. Pronostico c'è già, 16% ha detto sì. Merda, pensa che mi scredenti. Come hai definito... Un dipinto il cui soggetto sono fiori, frutta, cacciagione o altri oggetti inanimati. Natura morta. È ovvio. Vabbè, ok, dai, easy. Mamma mia, quindi che vinco cazzate. Un botto di punti. Nessuno credeva in te. Potete tenere quella schedina per sempre, che forse è la schedina che manda alla vittoria. Vincono un botto di punti. Ragazzi, tira di nuovo Tunash. Tunash. Tunash.
Guarda, la gente dice: perché continua a scommettere su Donox se so che perde? Ho perso 38k per sta merda. Ma ragazzi, è quello, la cosa figa è che stiamo scoprendo che ci sono delle schede mega facili. Una ha vinto 60.000 punti. Che cazzo di 61k vinti. Ti amo. Qualcuno dei merda. Vai, tira di nuovo il dado. 4, eh. Adesso stanno votando sì su tonno, ma porco tonno. Da... Ce l'hai tonno? Ce l'ho. Lancia di nuovo. Sì. Lancia di nuovo. Sì. Tonno, è il tuo triangolino. Vai a prendere blu. Vai a prendere blu per tonno. Te l'ho giocato io, ma perché è la tua fetta di pizza, dai. Ce la puoi fare. C'è questa. Vai. Via la musica. Via la musica. È già pronto, tonno. Prego, no. Abbiamo il 34 prego. Che ha votato sì. Merda, è la fine per me. Quale vocale dell'alfabeto greco è stata rielaborata nel 1996 per diventare il simbolo dell'euro? Oddio. Aspetta, aspetta. Aspetta, non, è, non, non banale. Non, sia, non essere frettoloso. Esatto. Ragiona sulla E. Epsilon. Eh? Ma avete detto aspetta. La risposta è esatta. Sì! 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 Come fai a sapere? Sì! Vabbè. Non è che avete euro. Alternativo. Ma via, tonno. Euro. Epsilon. Eta. 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 Eta beta. Eta beta. Epsilon. Triangolino blu per tonno. Sono l'unico che è rimasto senza. Grande. Sì! No, anche il viola. No, sono io viola. Ah, ok. Ne volevo dire il giallo, ma il giallo ce l'ha il suo. Giallo ce l'ha. Vai, di nuovo, tiro per tonno. Due. Lancia di nuovo, lancia di nuovo. Lancia di nuovo. Tu da che parte? Lancia io lancerei di nuovo. Io andrei a lanciare di nuovo di là. Lui arrivava da qua. E sì, sì, hai ragione. Alla prossima ho perso tutto due. 5. 1, 2, 3, 4. O il verde oppure uno. Fatto il doppio triangolino. Uia. No, 1, 2, 3. Ah no, hai ragione. Che arancione. Arancione. Bomba. Il sport. Dai che si va a casa. Ce l'hai, ce l'hai, ce va l'hai. Va a casa. Bella rimonta. Via la musica. Mosca. Quale grossa mosca è ritenuta essere l'insetto più veloce, avendo fatto registrare punte di quasi 145 km orari? Minchia. Cioè, è un tipo di mosca? Sì. Ma per me esiste la mosca. Il moscone. Aspetta. Ha ragione. Ma magari. Scava. Dai, posso avere un. No. No, non può. Che è un. No. Boh. Il. Tafano. Che cazzo dici? Che cazzo dici? È il Tafano! Come era un bagarozzo un bagarozzo, che cazzo è il bagarozzo? È uno scarafaggio. Vabbè. Oh mio Dio. Guarda qui ti prendi quel bel arancione lì. Raga, c'è il gatto vabbè, Porsche che sta perdendo tutto. Tafano. Tafano. Rilanciamo per tonno allora. Sei fatto due triangoli così. Ho perso la casa per sta cagata. Dai. 3. E di qua. La mosca del pane. Cos'è? Fucsia. Pompiere. Allora. Pronostico. Allora. Aspetta, che cos'è questo spettacolo? Sì. Divertimento. Quindi si divertì. Dammi un'opzione, dammi. Sì, questa è risposta multipla ed è anche strafacile. Vai. Quale di questi gruppi storici non era formato da fratelli e sorelle? Bee Gees. Jackson 5 o Ramones? Non era formato da fratelli o sorelle. Allora, i Jackson 5 erano fratelli. Bee Gees o Ramones? Non lo so. Sparane uno. Capito? Bee Gees. Però non... La risposta giusta era Ramones! Ramones! Porca troia! Ramones! Sapevo solo di Jackson 5. Ramones! Perché mi ricordo che mio poverino era stato sfruttatissimo.
Vai. Frank, tocca a lei. Tocca a me. Lanciami sono pronto. Dadi. Siamo quasi agli sgoccioli della partita. Giallo. Beh. Mi dispiacerebbe. Siamo a metà neanche. Vamos! Ogni tanto sento una voce, anche voi? No. Anch'io. Io una sì. voce di ragazza. Una voce anch'io. Di ragazza. Sono tipo la voce di Pische. Ma dove vai? Di qua. Perché? Tagli. Ah, si può? Provo. Ah, si può andare di là? Sì, il problema è che per come stiamo giocando noi devi avere un culo assurdo per riuscire a... Vai. Divertimento. Tonno. Divertimento, scusami. Sa che ne devi prendere una nuova, ne hai una da tipo 20 no, tour, questa no? Però no, okay. Aspetta, ma divertimento è? Fucsia, ok. Qual era il cognome dei fratelli Sam, Harry, Albert e Jack, pionieri dell'industria cinematografica? Ah, ah merda, ah. Pionieri. Pensa a Bologna. Pionieri. Pionieri. Dai, tra l'altro, suggerimento enorme. Sì, che sono fondamentali per il fatto che per la risposta. Allora, Sam, Harry, Albert e Jack. Sparo. Ok, sappiamo cos'è la voce. È la ragazza di Pische. Quella che sentite, probabilmente. Perché si sente? Da dove è entrata? Ma com'è la ragazza di Pische? Da dove cazzo, cazzo è entrata? Dire? Pische, confermi? Assurdo. Ma che dite? Ma che vuol dire? Cose private, mi scusi. Lumière. Warner. Ah, io avrei detto Lumière. Anch'io avrei detto Lumière. Lumière. Io ho detto erano due fratelli Lumière. Ma poi Lumière obiettivamente non è un cognome americano. E questi sono tutti nomi americani. O inglesi. Ah, me l'ho dimenticato sì, dell'americano. Sì. Però ho detto Jacques Lumière funziona. Jack. Warner Bros. Non te l'abbia letto Jacques. Bros, ma non mi cazzo, Warner Bros. Warner Bros. Fratelli Warner. Fratelli. Assurdo. Cazzo, questo è pazzesco. Vado a vedere se mi rimarrà in vado a vedere se ci sono ragazzi in regia. Indelibilmente. Bravo. Guarda sotto i tavoli. Guarda sotto, esatto, stavo per dire la stessa tocca cosa. Tocca a Nelson. Yeah. Tocca a Nelsino. Puntate su di me, non vi deluderò. Ma tu ce l'hai una fettina? Ce l'hai no. Una fettina? Ah, perché sei lì sotto. Ma porca vabbè, ma mi togli l'unico tafano che ho. Tafanami tutto. Tafanami. Ci vorrebbe qualcosa a spiloccare. Le noccioline. Frank legge la chat, ma è impossibile, ragazzi. Ha 5. Sbagliato. No, ammetto che l'avevo lasciata aperta, ma non l'ho guardata. Okay. Allora, non c'era nessuna ragazza, ma Pische ce l'aveva duro. Come hai fatto come, esatto, a controllare? Viola per Nelson. Conferma. Cos'è Viola? Sempre intrattenimento. Arte e letteratura. No, è il pronostico. Scusate, ho distratto io la regia. Scusatemi. Ah, devo farla io. Viola. Ma ragazzi, grazie per le sub. Grazie, 79. Grazie. Se arriviamo a 400, Nicolas fa l'elicottero. Pazzesco. Fazzate comunque. Frank? C'è il pronostico. Scegliendo una che so. Ma come? Ma no, ma scusa, non puoi scegliere. No, non ce la può fare. Dai, ma no. Qualcosa questo ragazzo. Non sono neanche su un triangolino, sono su una inutile. Grazie, solo la dimostrazione che si Gino può Gino punta 3K su Nelson. Nel romanzo La fabbrica di cioccolato, da, okay, quale bravo. Membro ho della famiglia film. Accompagna Charlie a visitare la fabbrica di Willy Wonka? Dai. Ah, mi ricordo, non mi ricordo che grado di parentela ha. Ma dai. No, che cazzo dici? No, Vez. Roald Dahl. Non mi ricordo che grado di parentela ha. No, ho capito, ho però capito, dico... Però... No, mi ricordo tutto, non mi ricordo il grado di parentela. Ma immaginatelo. Spara. È quello più facile? No, vabbè, non dirgli un cazzo. È uno dei due. È il nonno. Bravo. Eri indeciso con lo zio. No. Bravo. Lo sai tu. Sì, 100%. È il nonno. È il bravo nonno. Nelson. E si va avanti. Grande. Wow! Bravo. Cucultura. Lanciamo sto cazzo di dado. Cucultura. Siamo pronti. 6. Da dove arrivavi tu? Vado 5-6. Tira di nuovo. Gira che le rigira. Comunque la gente si sta divertendo un botto a scommettere questi punti. No, è a metà il dado. No, ma, sì, ma si quello, può. Quello finto va a metà. Posso dire che è realistico. Ma come? Sempre cazzo il dado. Pazzesco. A maggior ragione è molto realistico. Non lo sapevo. Pensavo potesse succedere. Uno. Dai. Fucsia. Comunque considera che c'è gente che è rimasta dentro al cerchio per almeno 27 anni. È Jumanji. È Jumanji, nel gioco. Esatto. Vabbè, ma cos'è? Gliela cambi? Chiedono gentilmente di perdere. No, ma scusa, ragazza. Ma se è facile, ma va dai. Bene, poverino. Era troppo facile. Sì, ha detto ma troppo scusa, facile. Dai.
Per nostri intanto 37-63. Questa la sai sicuro. Per le riprese di quale memorabile film Werner Herzog si ostinò a far issare una vera nave su per una montagna dell'Amazzonia? Beh, per il film, che occasioni, che filmava una nave su una montagna, che cazzo, memorabile c'è? Film pure. Voi ce l'avete? A me mi verrebbe da dire no, non dirlo. No, è impossibile. È impossibile. È facile. Okay. Il tuo campo. Non è facile. No. Poi non è il mio campo. Spider-Man 2. Come si chiama lei? Tipo? Werner Herzog. Vabbè, ma quello non penso dovrebbe aiutare. No, lui l'ho già sentito. Però è famoso, secondo sì. me. Che film ha fatto? Non ne ho idea. Ci 3. Uno... Nel? Ti arrendi? 2. Che anno? Non lo dici. Ah, non c'è scritto l'anno? Non c'è scritto l'anno. Come no? No. C'è scritto l'anno adesso. Rileggimi la domanda. Per le riprese di quale memorabile film Werner Herzog si ostinò a far issare una vera nave su per una montagna dell'Amazzonia? Fiori del pane, suggerisco. facciamo... No, roba con una nave, fai. Facciamo Jumanji. Master and Commander. Perché non c'è una scena, no, però. Io ho detto Apocalypse Now. No, non penso sia di... Certo. Di c'è Marlon Brando però. Fitzcarraldo. Ma che cazzo è? Ci vollero 4 anni per completare le riprese. Però ora sono curioso di vedere questa cosa. Ma la riusciamo a trovare su YouTube? Riusciamo a trovare questa nave? È un po' come cazzo hanno fatto della Sling Dogs. Ci arrivano giù per il tubo. Io ho letto Pirati dei Caraibi tipo 8000 volte. Però se riusciamo a trovarlo sarebbe figo. E niente. Avanti. Niente. Oh mio Dio, Andre, che regalo, un botto di abbonamenti. Porca vacca. Siamo a 3,99. Ma che cazzo dici, quanti ne ha regalati? Ma 20 abbonamenti. Minchia, grazie. Merda. Porca troia. Ho trovata grazie. La nave, se vuoi. È riemerso anche l'albero maestro della nostra nave che sta annegando. Ma che giocatore, Andre. Ma che sembra minuscola. È un battello. Sì. Assurdo. Ma pensa di portarla lì, assurdo. Vabbè, che figa, per pensa come era contenta la foresta. Sì, no, vabbè, lì non penso si facessero problemi. No, grazie mille, Andre. Comunque, grazie mille. Chi è Nicolas? Meno sono uno io, all'elicottero di Nick, dicono. Sono io. 400, siamo a 400. Vai, Nick, facci vedere l'elicottero. Devi fare Nick, mandaci in mezzo. Mandaci in mezzo. E allora, Nick, mandaci in mezzo. Cosa è successo? Ce l'ho. Facciamo i dadi. Ce l'ho. Ce l'ho. No, che se lancio i dadi. Peccarne altre 3. Il prossimo gol è 500. Tu sei? Io sono il blu. Ritiro. Vado a. No, considerando che giocheremo ancora altre 2 ore, perché qua è infinito. Almeno 500 ci possiamo. Ma no, in realtà possiamo stoppare la partita. Ma la congeliamo. La congeliamo. 4. Ma sai che ho scoperto che esistono in alcuni giochi di società un po' complicati. Ti danno un kit per congelare la partita. Ma non basta una foto. Ritiro il dado. Foto, ok, certo, però magari non vuoi proprio spostare determinate pedine, cose così. No, e ci danno tutte le varie formine per tenerli dentro e bloccare la congelare. No. E poi vado con rosso. Continuiamo però. Un altro gioco. Quando lo continuiamo? Un altro potrebbe aver vinto la sfida di cultura. Chi una si aggiudica? Rosso. No, io la continuerei. Si può anche continuare. Chi è? Rosso, funziona. Sono io. Tocca a te, Nelson. 3K su Nick han puntato. Ve li faccio guadagnare tutti. Tutti. Con i figli del pane. Con i figli del pane. Con i figli del pane. Quale maison ha offerto a Cuba il suo primo evento di moda internazionale dal 1959, sfilando nel 2016 campo, a L'Avana? Io ti giuro avrei risposto Maison du Monde. Sai che sopra la stessa cosa. Dumont. Però, magari ha preso il nome da quello. Cazzo ne sai? Potrebbe essere, però facciamo un po' un attimo una lista. Sì. Maison. Chi abbiamo? Vabbè, ma sono le cose di alta mano, tipo Gucci e varie, no? Sì, direi di sì. Louis Vuitton. Sì. Non va più. Comunque... Dicono 10K che sbagli. Maison du Pain. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Non è vero. No, Vetz, non è vero. No. Chanel. In passerella come modello anche un nipote di Fidel Castro. Beh, ci sta. Maison du Pain. Maison du Pain. Maison du Pain. Avanti tutta, tiriamo Avanti il dado. Avanti tutta, tiriamo il dado. Vuoi andare a casa? 4. Puoi andare a dormire? Sì, io sono un po' distrutto. Allora congeliamo a breve.
congeleremo a breve e continueremo poi. Dado. 4. Dov'è il dado? Dove cazzo è già tirato? È lì, è lì, è lì, è sopra la casella. Ha sostituito un viola. Di fianco a te. Si è collocato perfettamente dentro la ruota. Ah, cazzo, ok, sì, l'ho visto. E dove sono io? Tu sei? Sono l'arancione. Sei lì, 4. Dove è andato Frank? Vai nel verde. No, tanto ce l'ho già. Verde. Verde per Cesare, Nick, prego. Verde per Cesare. Scienza, eh. Scienza. Scienza. Scienziosa. A quale inglese dobbiamo l'invenzione? Mendel. Esatto! Sì, triangolino! Davvero? No. Non era inglese. Del World Wide Web. Bello sto nome. Nel 1994. No, 1990. No. 90. Vabbè. No, non lo so. World Wide Web. World Wide Web. Johnson Baby. Wow. Esatto. Grande. Johnson Baby. Che cazzo dici? Come si chiamava? Johnson Baby. Dai, si chiama Tim Berners-Lee. Mise online il primo sito del mondo nel 91 al CERN di Ginevra. Pubblico. Nel 91? Prima era il sito si chiamava Tinder. Da cui oggi Nelson è attualmente ancora bannato. È andato a casa. Dov'è Frank? C'è il gioco di Dungeons and Dragons. Hai visto? Rispettato. È il gioco di Dungeons and Dragons. Oh, è vero. È vero, è vero. Figo. Ha detto, si è fatto una certa, è andato a casa. Frank? Cazzo, ma io voglio giocare a D&D. Congeliamo la nostra partita? No. Oh, siamo arrivati a 400 sub, ragazzi. Grazie già a da tutti. Prima. È un grandissimo. Da un po', sì. Già 404 prima. Sub, grazie a tutti, ragazzi. Frank. Cosa stai facendo, Frank? Sta masticando. Guardando il termostato. Ragazzi, dai, facciamo allora, fare l'ultima tonno. No, stavo... Merda. Mi ero salvato. Dai. Va bene. Vai, l'ultima per tonno. Dai, dai, dai. Vado però in giù. Vai. Stiamo alimentando vai dove la empatia. Vado in io giù. Io farei così. Se tonno vince questa, vince il gioco. No, no. Andata. Verde. Dai. Domanda verde. Facciamo partire prima il pronostico. Gli ultimi punti da scommettere oggi. E mi raccomando, scommettete bene. Questo è un all-in. 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 Allora, spell, che cazzo di... No, raga, non fate all-in di 40.000 punti. Siete fuori di testa. Tutto, tutto. La palla che non guardo. Verde, eh? Verde. Abbiamo un'altra domanda sulle mosche. So tutto sulle mosche. La durata media della vita di una mosca è 24 ore. Vero o falso? 24 ore. Io la so. Io ti direi falso. La risposta è falso. Una mosca vive... Aspetta. Una durata da 3 a 6 giorni. No, no, no. No. Dai 15 ai 55. Porca troia. Ma io ne ho avuta una chiusa in una stanza per tipo un mese. Quindi non ha vinto. Ho vinto! Ha vinto! Ma non ha vinto! Congeliamo, facciamo una bella foto al tabellone. Ci facciamo sta. Una foto al tabellone, riuscite congeliamo tutto screen, e poi facciamo? Ci rigiochiamo poi. Uno screen. Io lo recupereremo dal video. Okay. Ho fatto l'in di 65 punti. Grazie ragazzi. Grande. Pazzesco. Bello. Veramente figo, veramente figo. Però quello che volevo rilanciare è che abbiamo tanti altri giochi. Cioè, finiremo però assolutamente questo. No, ma quando la finiamo Trivial? Non aspettiamo. Non essere triste però. Facciamola presto. Ragazzi, prima abbiamo quella dei podcast e non siamo ancora riusciti a dire i nostri podcast ma preferiti. Quella non la faremo mai. No, facciamola presto. Va bene, va bene. Oh. No, è che abbiamo altri giochi a cui io vorrei giocare. Però no, questa la finiamo entro il mese. Entro il mese sì, va così, bene, questa la prossimo, va bene, facciamo va bene. Tipo l'hobby, cioè il gioco degli hobby. Esatto, perché ci sono giochi creativi che ci potrebbero uno. Secondo me qua tra provare a indovinare le scommesse vi siete divertiti. Sì. Speriamo sì, no, ci sono speriamo dei magnati sì. Ormai. Comunque ragazzi, veramente ringraziamo i top donator di questa live. Grazie. Che sono stati top gifter. Gifter. Ma non scusa, solo top gifter. Ringraziamo tutti.
Bravo, 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 bravo. Tutti quelli che sono qua, tutti tranne quelli che sono abbonati. Abbonati. La cosa... No, anche i non abbonati, dai. Tra l'altro è bellissimo perché vi siete spennati per farci tutti questi regali di abbonamenti, ma non bastano comunque per tenere sulla barca. La nave sta affondando. Prima o poi dovremo chiudere sempre, per mancanza sempre di più. E affonda, ma ce la faremo. Però grazie. Vi diciamo già in anticipo che faremo a breve un altro Watch Party. Esatto. Ah, era sì, bellissimo, è vero. Questa volta i film li deciderete voi, nel senso che noi vi daremo una lista di film e voi li sceglierete da quella lista lì. Sì. Voterete da quella lista. Dovremmo anche aver segnato il giorno, ma non... È tra due settimane. Si è bloccato il telefono. Ah, ve lo diciamo già subito tipo, allora. Lo diciamo ma in via informale. È tipo il 21. Lo diciamo, aspetta che sia è il 21, in via informale lunedì 21, lunedì 21. Party, ma è informale. E vi ricordiamo che però per poter guardare il film con noi dovete essere abbonati a Amazon Prime. Esatto. Avere un abbonamento a Amazon, non importa che siete abbonati al nostro canale con Prime, bensì dovete avere però il Prime. C'è da dire che una volta che avete Amazon Prime vi abbonate anche grazie al nostro canale, scusi, e avete fatto due pizzoni con tra una fava. Tra l'altro vi ricordiamo che tipo da pochissimo sono ripartite le clip sul canale delle clip che si chiama Space Valley Twitch. Bravo. Sì. Space Valley. E anche su a un certo punto in questi giorni dobbiamo recuperare l'accesso, l'ho perso. Su tutti i canali. Sul profilo Instagram che si chiama Space Valley Live. Sì, ecco perché c'era un accesso. Io ho perso la password. Ma oggi ho provato. Vabbè. Oggi qualcuno. Comunque, se raidiamo, io direi di raidare. Con una domanda. Con una domanda. Ah, sì, l'accesso, ho mandato una mail. Nessuno mi sa niente. Sì. Andiamo, Dario Moccia. Mi servirebbe poi. Ci guardi. Dario Moccia? C'è Dario Moccia in live? Dario Mozza. E io continuo a guardare comunque strano, 50 sub regalate da Giulia e impazzisco. Sì. Facciamogli la domanda di Baudelaire. Ma tra l'altro abbiamo sbagliato il nome prima allora di lei, non l'abbiamo chiamata Giulia. Ma infatti anche a me mi sembra che non l'avessimo chiamata Giulia. Sì, l'abbiamo chiamata Giulia. A me mi sembrava di averla chiamata tipo Giulia. Laura. Io mi ricordo Laura. Boh, ma di cosa stiamo parlando? Speriamo di non aver sbagliato. C'è Alex per fan. No, hai ragione, non l'abbiamo chiamata Giulia. Chi è Alex per fan? Giulia. Quello che si dà i profumi, tipo no. Giulia che profumi, sì. C'è solo un modo per darsi i profumi. In più, solo per voi che siete rimasti, domani uscirà un video a tema... Ricordatevelo. Tramezzini. Quelli con cui Nick suda. Però a proposito, di Tramezzini. Se tra di voi c'è qualcuno che ha mandato la candidatura per montare video e non ha ricevuto risposta, è perché purtroppo non è stato selezionato a passare allo step successivo. Ma magari non guardano le live. E magari c'è qualcuno, magari non lo diremo anche nelle storie domani. Però grazie. Grazie comunque. Tanti. Bravi. Grazie. Mettetevi in gioco nella vita. E no, nel senso risposta alla prima mail, perché invece il video che avete mandato, perché la scadenza era oggi, non abbiamo ancora risposto. No, è vero, voi vi dobbiamo ancora guardare. Sì. Allora, io direi che andiamo da Darione Moccia e gli facciamo questa domanda. Un elefante non è in grado di saltare, correre o nuotare? Grazie signori, ci vediamo alla prossima. Non capito. Saltare. Ripetila che magari non la domanda capito. Da fare al Darione nazionale è: un elefante non è in grado di saltare, correre o nuotare? Okay. Qual è che non sa fare? Però rispondiamo. Saltare. Lo lasciamo così col dubbio. Saltare. Secondo me saltare. Non è in grado di nuotare? Sì, dai. Nuotare sì. Saltare. Correre anche. No, secondo me non sa saltare. Ha una massa troppo grande. Ma leggilo dietro. Questo è strafacile. Ma poi scopriamo la risposta, scusa. Saltare. 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 Arriverenze. Arriverenze. Grazie mille.